No, ci sei anche te? Sì. Com'è? Tutto a posto? Ah, sto a posto, sì, sto a posto. Come hai fatto oggi? Niente di particolare. Ma sei uscito in giro? Sì, ho fatto una Passeggiata? camminata, passeggiata a piedi, sì. Hai incontrato qualcuno? Un po' di gente, sì. Ti riconoscono? No, 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 no. Ah, meno male. Pericolosa sta cosa. Suona, suona, suona. Sai, no? Suona, lo sai, no? Lo so, è. Pan, pan, para, pan, già 50 in 1 minuto e 20. Vai, vai. Gianni ha studiato oggi, invece che andare a letto, è andato, si è visto il film che ci aveva consigliato di vedere Angelo. Però vi abbiamo fregati perché professore non c'è. Non c'è, non c'è. Stasera tombola! Le cartelle, allora, l'avete combinate? Le cartelle, quelle dell'altra volta, vanno bene, dai, vanno cominciamo. Bene. Allora, Marco. 67. Sanssouci. Allora, dai, iniziamo subito perché iniziamo subito, non spariamo tante cavolate. E quindi, Max, siamo già più di 60 persone, quindi è tornato. Noi pensavamo sì. Ci mandasse il suo avvocato, invece è tornato con noi. Era mercoledì, forza. Ora è un altro mercoledì, ma poi proviamo a vedere se riusciamo, se il mercoledì con Angelo, mercoledì di Champions, potrebbe diventare una cosa del genere. Vediamo, intanto portiamo dentro Riccardo, non dico opinionista, conduttore dico stasera, va bene? Conduttore. Conduttore. Guarda, dove sei? Guarda, va benissimo conduttore, per quanto è un argomento del quale non conosco nulla, quindi avrei i titoli perfetti per fare l'opinionista, perché notoriamente coloro che parlano di cose senza saperne. Nemmeno ma noi. Io, nemmeno noi. Da, dici? Figurati me. Noi siamo Max ha paura di essere interrogato da un momento all'altro. Noi lo presentiamo un po' al nostro modo, e vediamo se viene, perché io non l'ho ancora visto. Io no, confido, secondo io me non confido c'è. Che sia sotto nel backstage pronto ad entrare in questa diretta, però lo presento così. Vai con la scheda. Se fosse stato un dopo una bella tripletta non avrebbe preso soltanto il pallone portandoselo a casa, l'allenatore lo avrebbe sostituito 5 minuti prima per prendersi una bella standing ovation. Se fosse stato un attore di teatro oppure un cantante, al termine del concerto della pièce sicuramente il pubblico avrebbe richiesto il bis, e noi il bis lo concediamo. Ecco noi il professore Angelo Gemignani. Olè. Ciao a tutti, ciao. Che presentazione, no, fantastico. Ormai mi sento in famiglia, quindi insomma diciamo una famiglia allargata, ecco, va bene. Vabbè. Sì. Qualche problema c'è anche te ormai. Sul qualche possiamo discutere sinceramente. Grazie Riccardo. Grazie a te, io ho premesso che potevo anche
diciamo così, avere il titolo di opinionista per la serata odierna, perché come ogni opinionista che si rispetta in ogni trasmissione televisiva o talk show, cose di questo genere, l'opinionista solitamente si contraddistingue per parlare con grande prosopopea di argomenti che dove ne sa effettivamente poco. Io leggo il titolo della puntata odierna, sonno tra sogno e realtà. È tutto il giorno che penso ad una cosa, siccome sono reduce da qualche notte dove non sto dormendo particolarmente bene, mi è venuto in mente mio nonno. Mio nonno, agricoltore, solitamente lavorava nei campi 10-12 ore al giorno e andava, mangiava anche parecchio, andava a letto molto presto, addormentandosi, poi alzandosi la mattina, ma dopo un bel sonno ristoratore di tutta la notte. La cosa che mi è venuta in mente, come è cambiato nel corso degli anni, ma anche parecchi anni, anche secoli scorsi, il sonno delle persone? E faccio riferimento a due episodi che secondo me possono essere, diciamo così, piuttosto decisivi in un eventuale cambiamento, sempre che ci sia stato effettivamente un cambiamento. Alludo alla rivoluzione industriale e alla rete. Potrebbero aver introdotto degli elementi di discontinuità con il passato, alludo ad esempio all'inquinamento luminoso o cose di questo genere. Quindi ti faccio una domanda semplice: il sonno è sempre quello di una volta? Allora, mi sa che abbiamo un po' di problemini di rete, perché ogni tanto mi scompare la voce e riappare. Allora, Riccardo, la posso prendere alla larga? Allora, prendiamola alla super larga, voglio dire, proprio dopodiché così risaliamo un po' nel tempo, nei secoli dei secoli, senza amen, dove alla tua domanda. Allora, tanto bisogna dire una cosa, perché dormiamo di notte? Cioè, mica una cosa banale, perché dormiamo di notte, no? Se voi pensate ai bambini che sono appena nati, il loro ciclo di sonno è un ciclo di sonno veglia, meglio ancora, è un ciclo di sonno molto caratterizzato, no, da microfasi di sonno, poi si svegliano, vengono allattati, fanno la cacca, fanno la pipì, poi ridormono e così via, no? Quello che viene chiamato appunto un sonno polifasico, ovvero formato da tante fasi che si alternano rapidamente durante la giornata. Ora voi immaginatevi, tenendo in considerazione questo aspetto, immaginatevi l'uomo delle caverne, o ancora precaverne, meglio ancora, l'uomo precaverne, gli ominidi precaverne, che avevano tanto sonno, magari, e poi vi dirò perché poi è importante dormire, no? E si addormentavano magari dove gli capitava. E addormentarsi dove ti capitava era una tragedia esistenziale, perché passava la prima belva lì vicino e finivi come un hamburger, finivi. Per cui, cosa hanno deciso? Da un punto di vista prettamente esperienziale, hanno deciso di dormire quando il sistema sensoriale, che è uno dei nostri sistemi sensoriali maggiormente evoluti, maggiormente utilizzati, che è quello visivo, ovvero nel momento in cui questo sistema viene messo a tacere, ovvero durante la notte. All'epoca non c'era l'inquinamento luminoso. E dormire durante la notte ha fatto in modo tale che decidessero quindi non solo di dormire nel momento in cui non usavano più la vista, perché era buio, 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 ma magari all'interno di caverne o cose simili. Bene, in quel momento in cui si è presa quella decisione, che probabilmente è anche su base, ripeto, esperienziale, quindi epigenetica, ma poi ci torneremo dopo cosa vuol dire epigenetica, si è sviluppato il sistema di orologio interno, che è il sistema della melatonina, che non è un sistema che ti fa dormire, ma che è regolato appunto dalle modificazioni luce-buio e che dice al nostro corpo, a tutte le cellule del corpo, che sta cambiando un sistema. Ovvero da un sistema della veglia, che è il sistema in cui siamo iperattivi, in cui consumiamo un sacco di metabolismo, in cui facciamo un sacco di belle cose, si passa a un'altra modalità, che è la modalità sonno, che è la modalità in cui invece risparmiamo energia, facciamo tante altre cose di cui parleremo dopo, e lo facciamo perché
siamo in un ambiente in cui il nostro sistema visivo non funziona più. Quindi proprio un qualcosa che è di profondamente adattivo rispetto a quelli che sono ritmi biologici e ritmi naturali. E abbiamo creato dei ritmi. Ora, tutti questi ritmi, voglio dire, si sono sviluppati in un modo veramente affascinante. Ad esempio, il modo affascinante è che ad ogni modo, e poi entreremo in questo dettaglio, comunque ad ogni modo, il sonno è un prezzo che dobbiamo pagare, perché noi stiamo lì in assenza di coscienza o quasi, ugualmente rischiamo di essere vittima della belva di turno o di chi passa di lì con cattive intenzioni, ma dovete immaginare e sapere che per il 50% grosso modo del nostro sonno noi siamo perfettamente sensibili, emotivamente parlando, agli stimoli che provengono dal mondo esterno e possiamo capire se sono rilevanti sul piano emotivo, tale da poterci far risvegliare oppure no. Detto questo, ma questo senza svegliarci, questa cosa intrigante è questa, cioè, ovvero c'è un'analisi totalmente inconscia, subconscia, delle informazioni del mondo esterno che conducono a generare questa elaborazione e a capire da questa elaborazione se ciò che ci sta in qualche modo si sta avvicinando o è vicino a noi o pinco pallo può essere o non può essere, tra virgolette, pericoloso per noi o importante che noi dobbiamo svegliarci. Ad esempio, il pianto di un bambino appena nato che sveglia in modo selettivo solo sua madre. Detto questo, tornando alla domanda di Riccardo, che è una domanda fondamentale, ovvero se il sonno in qualche modo è cambiato con più o meno la rivoluzione industriale, più o meno con l'utilizzo degli strumenti tecnologici che usiamo oggi e così via. Sì, ovviamente il sonno è cambiato con la rivoluzione industriale, perché con la rivoluzione industriale, se ci pensi bene, no, ci sono alcune categorie di lavoratori che subiscono in modo drammatico il concetto di essere lavoratori, per esempio, in fabbriche che non possono mai chiudere, dando origine a quelli che sono i turnisti, o chi lavora in una panetteria, o chi fa, voglio dire, il metronotte, così via, fino al DJ, voglio dire, no? E ed è cambiato anche per quanto siamo sistematicamente esposti a una luce non artificiale che in qualche modo modifica la liberazione di melatonina e quindi modifica il nostro avviso, no? L'alert che diamo a tutte le cellule del corpo che il sistema è cambiato e deve andare a dormire. Poi dopo parleremo eventualmente perché dormiamo e quali sono gli stimoli che ci fanno dormire. Più o meno così. Conduttore, sei tu un conduttore, Ricky. Cosa succede? Microfono. Trema un po' tutta la situazione. Terremoto Avenza, attenzione. Terremoto Avenza. Guardiamo se l'hanno segnalato su Facebook il terremoto Avenza. Sei a posto. Non riuscivo a togliere il muto. Molto, molto semplice. No, era la cosa che mi ha colpito immediatamente, diciamo, della tua esposizione, che ha aperto tanti, tanti fronti, no? Mi incuriosiva molto quando parlavi di coscienza. La coscienza cambia quindi nel sogno? Sì, in modo significativo, cioè nel senso che io credo che tutti noi e tutti quelli che ci stanno ascoltando, bene o male, abbiamo un'idea specifica, no? di quando caschiamo nel sonno, ovvero abbiamo un'idea che noi entriamo in un buco nero da cui magicamente poi ci svegliamo al mattino, tant'è che è talmente inquietante, no? questo buco nero, non so se, mi sembra che fosse Edgar Allan Poe, no? Che lo descriveva, mio Dio, come oggi sogni, non mi ricordo bene a memoria la frase, quei piccoli pezzetti di morte. Bene, è talmente, dico, perdiamo qualsiasi controllo, no? E qualsiasi consapevolezza di noi e del mondo esterno. Lasciamo stare quando sogniamo, perché magari parleremo dopo del sogno, che è un momento fantastico della nostra attività notturna inconsapevole.
Quindi sì, la coscienza cambia perché la coscienza a un certo punto scompare. E questo scomparire della coscienza è legato, no, ad alcuni meccanismi biologici che conosciamo veramente molto bene. E mi sentite ugualmente anche se non si vede l'immagine? Sì, sì. Bene. No, noi ci vediamo. Quindi, ogni tanto si rallenta un attimo. Okay. Però... Ma non ci vedi noi? Sì. Che c'è un po' di c'è un po' di problemi di linea stasera ci sono. E per cui, voglio dire, la coscienza scompare proprio a un certo punto, no? Noi caschiamo in questo non mondo, in questo non essere più, in questa totale assenza di consapevolezza di ciò che accade fuori di noi e dentro di noi, che è legata a cosa? Qui devo fare una metafora. E la metafora è questa, cioè immaginatevi, no, che, come ho detto credo l'altra volta, noi abbiamo dentro la nostra testa più o meno 86 miliardi di neuroni, questa è l'ultima cifra a cui la scienza si è fermata, abbiamo altri tanti miliardi di altre celluline e tante altre cose dentro qua, e immaginatevi che ogni, come ho detto l'altra volta, me lo ridico perché secondo me è una metafora che fa capire, no? Ogni neurone, più o meno ogni cellulina che abbiamo dentro, è una specie di orchestrale che suona una certa musica. Se a un certo punto avviene una cosa che fa in modo tale che questa sinfonia non ci sia più, perché la coscienza è la sinfonia, poi dopodiché possiamo parlare di coscienza come sinfonia o coscienza come free jazz, per esempio, che sono due musiche differenti, quindi due coscienze differenti, ma quando dormiamo, ebbene, questa sinfonia, questa capacità, no, di far suonare armonicamente le centinaia di miliardi di celluline che abbiamo nel cervello, scompare. Ognuna fa un po' quello che gli pare. Ogni gruppo musicale non è più una mega orchestra, ma ogni gruppo musicale fa quello che gli pare. E facendo quello che gli pare, viene meno quella che è l'integrazione proprio delle informazioni, e questa assenza di integrazione, quindi di sincronizzazione, quindi di armonia, si associa alla scomparsa della coscienza. Quindi quello che già possiamo capire grazie al sonno è che la coscienza è una musica armonica, e quindi una proprietà armonica dell'integrazione di tantissimi, di miliardi e miliardi di celluline, che poi emerge sotto forma di cosa? Sotto forma della capacità che abbiamo in questo momento di ascoltare la voce di qualcuno, di vedere le immagini, eventualmente anche di fare qualcos'altro, ma di mettere l'attenzione dove vogliamo, tutto di muoverci e di percepire quello che stiamo toccando, tutto in maniera perfettamente integrata, no? Una magia, che da un punto di vista biologico è di una complessità infinita. Infatti non abbiamo ancora definito che cos'è la coscienza, non è un caso che parliamo anche di stati non ordinari di coscienza, che sono un'altra cosa, come il sogno, ad esempio. Quindi, noi perdiamo questa possibilità di integrare informazioni che ci fa cascare in questo buco nero, che, ripeto, ci sono persone che hanno talmente paura di questo buco nero che non vogliono nemmeno addormentarsi. Da bambino capita spesso. E ci sono studi in letteratura che ti dicono che la tua capacità di coscienza in quello stato lì, che è lo stato di non coscienza durante il sonno, è da un punto di vista, chiamiamolo così, comportamentale, esperienziale e così via, identico ad una persona che è in coma o in anestesia profonda. Allora capite bene che è qualcosa che apparentemente è affascinante da studiare, è così naturale, ma se uno ci dovesse pensare bene fa anche un briciolo di paura, proprio se vogliamo definirla, insomma, più o meno a un post che abbiamo fatto e che Riccardo ha fatto un po' di qualche giorno fa, insomma, on the dark side of the moon, proprio lì siamo proprio sul lato oscuro della luna, perché proprio non lo vediamo e non ci vediamo e non vediamo, no? Allora, quindi la coscienza è così, ma perché dobbiamo essere incoscienti? Perché perdiamo coscienza? Perché questo, voglio dire, se ci pensate bene tutti, è qualcosa di così meraviglioso, perché ci alziamo la mattina molte volte riposati, quando non funziona siamo totalmente non riposati, anzi
magari arrabbiati come pochi, magari spacchiamo la testa, no, a qualcuno che ci ruba il parcheggio, no? Ma il motivo per cui perdiamo coscienza è fondamentalmente, i motivi sono fondamentalmente due o tre. Ce ne sono molti di più, ma due o tre. Il primo motivo è la detossificazione del cervello. Cioè il cervello durante la veglia, no? Come in questo momento e così via, accumula sostanze tossiche, e queste sostanze tossiche non possono rimanere nel cervello, per cui per essere eliminate c'è bisogno che il sistema vada in venga spento. E il sistema, quindi, quando viene spento, iniziano tutta una serie di meccanismi che fanno in modo tale che queste sostanze vengano detossificate, vengono eliminate, perché se tu lo facessi, questa cosa qui la facessi mentre guidi la macchina, il primo ciclista che passa, visto che ora non possono, tra poco andranno in bicicletta, ma ora sono più fortunati, comunque il primo ciclista che passa lo metti sotto, perché le tue capacità di attenzione e di utilizzo specifico degli stimoli esterni sarebbero saltate miseramente. Il secondo motivo, che questo è già affascinante di per sé, ma il secondo motivo è che noi paghiamo il prezzo dell'assenza di coscienza durante il sonno per immagazzinare ciò che abbiamo imparato mentre siamo svegli. E per imparare ciò che abbiamo imparato mentre siamo svegli, per tutta una serie di meccanismi biologici specifici che ora non vi sto a dire esattamente, se no mi sparate anche virtualmente, dobbiamo perdere coscienza. Perché immaginatevi, no, quei gruppi musicali che vi ho detto prima, ebbene ogni gruppo musicale che fa un po' quello che gli pare, non più integrato con l'altro, dentro quel gruppo musicale si vanno a consolidare le cose che abbiamo imparato mentre siamo svegli. E non lo possono fare mentre sono tutti perfettamente integrati a suonare quella sinfonia. Poi vabbè, c'è un terzo motivo che è legato ad altri sistemi, ma insomma, questi sono i due grandi motivi, i due grandi capisaldi. Interrompo un attimo, Angelo, perché hai citato almeno in tre occasioni, a forse di più, la parola musica. E mi è venuto in mente un aforismo, una massima che ho letto tempo fa, quando questa trasmissione non era neanche, diciamo così, nelle idee. E la massima recita così: in musica e nel sonno è una questione di ritmo. Assolutamente sì. Ma allora qui dobbiamo partire più da lontano ancora, un'altra volta. Perché allora, ti vuoi avvicinare? La falsa riga, o mi è venuta in mente un'altra similitudine, ma non so se è corretta e rischio di dire degli strappi. No, dai, dilla, tanto siamo fra noi, ci ascolterà qualcuno ma ci perdonerà. Mi ha colpito molto il discorso della perdita di coscienza per assimilare le cose che noi impariamo, e avevo letto tempo fa su una rivista molto poco specializzata, per dire il vero, e molto, molto parecchio generalista, che nel sonno il nostro cervello praticamente funziona un po' come un hard disk di un computer, che fa pulizia delle cose che non gli servono e mette a sistema le cose che gli servono. Ricordo più o meno bene, è un'imperfezione o è una roba reale? Beh, allora diciamo che grosso modo è un defrag, insomma, quindi abbiamo un... proprio una vera pulizia. Ora facciamo un discorso, allora, parliamo dei ritmi o della pulizia, perché poi dopodiché magari poi li leghiamo, insomma, ritmi e pulizia, insomma. Vai. No, raccomando, io no, mi viene si lamenta nessuno. Ok, governi te. Mi viene l'ansia a dire governi te, allora diciamo, partiamo dalla pulizia, poi torniamo ai ritmi, perché i ritmi un po' ci aprono altre strade. La pulizia è vero, cioè, allora diciamo questo, allora spieghiamo in parole parole semplici cosa vuol dire apprendimento, va bene? Allora, tutte le volte che noi interagiamo con la realtà esterna, interagiamo con stimoli esterni, leggiamo un qualcosa, vogliamo ricordarci quella cosa, la rileggiamo. Bene, aumentiamo il numero di sinapsi nel cervello, va bene?
Le sinapsi sono la comunicazione fra due neuroni, sono delle cose come le mie dita in questo momento e che fanno passare sostanze che fanno comunicare questo ditino con questo ditino, ok? E quindi generano comunicazione. E le sinapsi aumentano, però ci saranno sinapsi molto forti che sono legati ad apprendimenti molto forti, va bene? E sinapsi molto deboli che sono legate ad apprendimenti deboli, una specie di rumore di fondo, va bene? Non è un caso che se io domandassi a Max, che stasera si prende domande, di ricordarsi esattamente ogni cosa che ha fatto da stamattina fino a stasera, andrà in grossa difficoltà. Ma se domani mattina gli chiedo esattamente quello che ha fatto ieri mattina fino a ieri sera, andrà ancora più in grossa difficoltà. Perché durante la notte quello che accade è che c'è proprio una pulizia, via, vengono spazzate via tutta una quantità enorme di sinapsi che sono legate al rumore di fondo. Perché se tu non facessi questo e non venisse fatto questo, il sistema andrebbe verso una saturazione. Il sistema è finito, è fisicamente finito nel cervello. Quindi avresti proprio una saturazione, aumenti fino a che vengono fuori quelli che sono i grandi problemi di chi dorme male, ovvero difficoltà di concentrazione, difficoltà di attenzione, difficoltà di memoria, irritabilità emotiva e così via e così via. Quindi questo è vero, è una delle grandi ipotesi del sonno, proprio una grandissima ipotesi. Ma guarda la cosa intrigante, a cosa è legato tutto questo, e torniamo ai ritmi. Perché è riuscito a collegare oggi. Sono nuovo il per poter fare questo dobbiamo cambiare ritmo al cervello. Il ritmo della veglia, così di ora che siamo svegli, è un ritmo molto rapido, è un ritmo da fast food in qualche modo. Il ritmo del sonno è un ritmo molto lento, è un ritmo da slow food. Sono due storie completamente differenti sono proprio i ritmi lenti che permettono di fare quello che abbiamo detto fino adesso. Ovvero c'è un legame specifico fra ritmi lenti da un lato, pulizia del cervello dall'altro lato e assenza di coscienza dall'altro lato ancora. Allora, i ritmi lenti però non sono solo ritmi cerebrali, ovvero i ritmi lenti sono... che si rallenta tutti i ritmi biologici del nostro corpo, perché si riduce la frequenza e il ritmo respiratorio, si riduce la frequenza e quindi il ritmo cardiaco, si riducono i ritmi anche di contrazione dei vasi e quindi che danno origine alla pressione arteriosa, si riducono altri ritmi che abbiamo dentro di noi. Allora capite bene che il sonno è proprio qualcosa che è intimamente legato a, in termini prettamente macroscopici, a qualcosa che va molto lento, ma molto lento, che ci potrebbe aprire su altri scenari, come ad esempio la percezione del tempo, come ad esempio tante altre cose bellissime, oltre all'assenza di coscienza. Comunque, rimanendo aderente alla tua domanda, molte volte ci siamo addormentati, per esempio, al rumore delle onde sulla batigia. Il rumore delle onde sulla batigia ha una frequenza molto lenta ed è una frequenza con cui fai, come dicono, fai una specie di risonanza, no? È uno stimolo con cui fai risonanza e che mette in risonanza un po' ritmi cerebrali lenti, favorendo quindi il sonno, o favorendo questo stato di coscienza particolare o di non coscienza particolare che poi chiamiamo sonno. C'è una domanda da parte di Nicola, esatto, che ci chiede: è vero quindi che si apprende meglio ciò che è collegato alle emozioni? Parla chiaramente collegato a quello che ci hai esposto prima. Allora, questo è vero, ma per poter parlare di questo dobbiamo parlare del sogno. No, stiamo ancora al sogno. Dovremmo parlare del sogno, per cui dopo andiamo su questo aspetto.
Angelo, a me invece guarda, mi ha subito affascinato la prima parte, il primo motivo, la detossificazione del cervello. Cioè, mi è venuto in mente lo spurgo della macchina quando devi fare i chilometri per fare, no, per far pulire i carburatori, gli iniettori, quelle cose lì. Piacerebbe che capirne un po' di più di questo. Ok, allora. Ora però mi tocca dire delle cose che possono anche in qualche modo far aumentare l'ansia in chi non dorme, va bene? Io non aumentare, tanto dormo pochissimo. Allora, c'è tra le tante sostanze che si possono accumulare nel cervello, ce n'è una che si chiama beta-amiloide. Ora, ecco. Quello che dico però va letto in un modo non né ansiogeno né pauroso, va bene? Aspetta, scusa Angelo, che nel frattempo Reduce è in ritardo, che probabilmente stavano seguendo il consiglio comunale di Sarzana, è con noi Alessandro Grasso Peroni, buonasera. Ciao! Sì. Ciao Ale! Ciao! Male, come seguite con la reattora, ma ciao Alessandro, si sente un po' male, Ale, sei un po' Angelo, ciao. No, ma stasera è un po' così perché non ho messo le cuffie, vedi? metti le cuffie. Torniamo alla domanda, no? Una sostanza che questo meccanismo è stato scoperto nel 2013 e su una rivista famosissima per noi che cerchiamo, quantomeno aspiriamo a fare scienza, che è si chiama Science, questa rivista, e hanno pubblicato un esperimento incredibilmente bello, ma bellissimo, proprio un'opera d'arte da un punto di vista sperimentale, in cui hanno dimostrato che il sonno serve per detossificare, per pulire i circuiti cerebrali, quindi tutti i circuiti che abbiamo, tutte le pilette che abbiamo dentro la testa, da una sostanza tossica che si chiama beta-amiloide. Ora, la beta-amiloide è la sostanza tossica che si accumula anche nella malattia di Alzheimer, va bene? Però sono due beta-amiloidi differenti. Ora non statevi a preoccupare chi non dorme, perché sennò viene giù il mondo, viene e non sono cose. Vedo Alessandro che ha cambiato radicalmente espressione. Non si sente, Ale? Non mi si sente? Mi sente? Ora sì. Ah, ecco. No, vai avanti, non ti voglio interrompere. Quindi succede che questa sostanza non si può accumulare perché dà origine a tutta una serie di problemi. E quindi va eliminata, no? E per eliminarla è come se, immaginatevi che questa sia una cellulina, questa è un'altra cellulina che stanno così, durante il sonno si aprissero gli spazi fra le celluline e dentro questo spazio comincia a fluire via con un liquido particolare questa sostanza, la portiamo via. Ma la cosa ancora più affascinante è che tutto questo flusso che avviene fra le celluline è in qualche modo guidato da quell'attività lenta che parlavamo prima con Riccardo. Quindi questa attività lenta delle nostre cellule cerebrali è proprio quell'attività che favorisce questo flusso lento di questa sostanza e ti toglie un sacco di problemi dal nostro cervello, che già ce n'ha tanti, poi immaginiamoci se dobbiamo accumulare questi, insomma. Grosso modo è questo, ed è chiaro ed evidente che ci sono studi che hanno dimostrato che se io prendo un soggetto, no, e lo deprivo di sonno di 24 ore, ora immaginatevi quando io ero molto più giovane, voglio dire, e ho fatto nella mia vita molti studi di sonno, e per studiare il sonno si mettono gli elettrodi in testa alle persone, e all'epoca che non ci avevamo manco macchine super computerizzate come abbiamo oggi, si stava svegli 24 ore, mi è toccato anche 48 ore, poi vi racconto qualche aneddoto dopo di alcune notti in bianco a registrare il sonno di chi dormiva e te stavi sveglio, per cui noi che
abbiamo studiato il sonno nella nostra vita, no? E andiamo a dire quanto è importante il sonno, ci siamo massacrati, ci siamo. Ma detto questo, voglio dire, è il, sono proprio questi ritmi lentissimi, questi ritmi lenti dell'attività elettrica del nostro cervello, questi ritmi lenti dell'attività respiratoria, che favoriscono questa cosa meravigliosa che accade fra neurone, neurone, neurone e altre celluline, e favoriscono il flusso, quindi eliminare queste sostanze tossiche. E questo avviene durante la notte, in particolari stadi del nostro sonno, di cui parleremo dopo. Provi, continui te. Alessandro, vuoi fare una domanda? Ancora al sonno. La cosa che mi colpisce delle parole di Angelo è il fatto, come lui stesso ha detto en passant con la sua maestria dialettica, io che ho studiato il sonno, per capire cos'è il sonno non ho dormito anche per 48 ore consecutive, mi sembra di capire. Sì. Io volevo portare l'infa nuova, cioè l'infa nuova, non tanto la mia esperienza quanto la mia curiosità rispetto al fatto che il sonno si dà spesso, cioè i profani ritengono che il sonno sia una fase automatica, cioè tu a un certo punto della giornata, la giornata finisce, vai a letto e devi dormire. Ecco, qual è il problema che scatta, perché non si dorme? Oh, allora. Cioè, perché noi abbiamo questa... Se lo schema dell'uomo della strada è sbagliato, dimmelo subito. Però non credo che sia una cavolata così grossa. Allora, tanto diciamo che il sonno è un grosso modo un meccanismo appetitivo, no? Cioè, come ricerchiamo l'acqua, o ricerchiamo l'acqua quando abbiamo sete, o il cibo quando abbiamo fame, cerchiamo il sonno quando abbiamo sonno, voglio dire, no? Quante volte vi sarà mai capitato di addormentarvi al cinema, o di addormentarvi anche in discoteca con 150 decibel che ti pompano nelle orecchie, voglio dire, a me è capitato senza aver bevuto, sto dicendo. E per cui, voglio dire, è un meccanismo estremamente potente, e lo ricerchiamo questo meccanismo potente. Poi ci sono, e questo meccanismo è profondamente legato alla veglia che abbiamo fatto prima, va bene? E ora qui andiamo a capire perché non si dorme, o perché si dorme e poi perché non si dorme. Se la veglia che abbiamo fatto prima di dormire è una veglia che in qualche modo è ricca di stimoli, di apprendimento, di interazioni e così via, è una veglia che ci ha gratificato da un punto di vista anche emotivo, ma poi ne parleremo dopo, bene, la possibilità che tutto questo poi dia origine alla produzione locale di sostanze XYZ che ci permettono di dormire è molto alta. Ma se la veglia che abbiamo fatto è una veglia che in qualche modo è profondamente stressogena, che quindi ha attivato per esempio il sistema nervoso simpatico, che è quella parte del sistema nervoso che abbiamo, che aumenta la frequenza cardiaca, aumenta la pressione arteriosa, aumenta la frequenza respiratoria, ovvero non ci rilassiamo, non siamo in grado di rilassarci. E cominciamo a pensare, a pensare, a pensare, a pensare, a pensare, a pensare in modo ruminativo, magari a quelle che sono state le problematiche del giorno o le problematiche che saranno del giorno dopo, allora si viene a creare quello che gli anglosassoni chiamano uno stato di hyperarousal, cioè di iperattivazione, di iperecitazione, che è esattamente contrario a quello che dicevo prima, cioè il sonno sono ritmi lenti, l'ipercitazione sono ritmi rapidi, e finché finché i ritmi sono rapidi, frequenza cardiaca accelerata, pressione arteriosa troppo alta, attività respiratoria che non decresce e così via, ovvero finché si rimane in uno stato di consumo di energia, non ci si addormenta, ovvero l'insonne è qualcuno che non riesce a cambiare stato, ovvero non riesce a entrare in quell'altro stato, per cui rimane iperattivato. Ed è questo il grande problema. Poi quando parliamo di iperattivazione, per esempio cognitiva, come ad esempio la ruminazione, così i pensieri, questi pensieri a sua volta sono intimamente legati ad uno stato elettrico e metabolico del cervello specifico, che è esattamente contropolare a quello stato metabolico ed elettrico che è necessario per dormire.
abbiamo parlato prima chiaramente di diciamo così di chi non riesce ad esempio a dormire, di chi soffre di insonnia, cose di questo genere. Quanto c'è in situazioni di questo genere di clinico e quanto di psicologico? Allora, Angelo, nel frattempo mi sa che Alessandro è andato a letto. È andato. Sì, l'abbiamo perso, l'abbiamo. È andato a dormire. È andato a prendersi 3 tonnellate di melatonina, ora ci prova. Ascolta, una cosa volevo dire. Mi stanno mandando dei messaggi dicendo, ma si vede la mia domanda? Si vede la mia domanda? Sì, devono scrivere, Robby, per far sì che si veda qua? Ma le stiamo vedendo le domande, sì, ora poi dopo le mettiamo tutte. Però, perché sono avviati tanti video party, eccetera. Se le metto sui video party non le vedo, non le mettono sul mio profilo, su quello live dal divano, allora lì si vedono, sui video party. Quindi vogliono scrivere e fare le domande o dal tuo profilo del live dal divano. Chi te l'ha mandato il messaggio? No, guarda, qua siamo al servizio, chi te l'ha mandato il messaggio? Dimmi, che lo cerco. Era Antonella. Dov'è l'Antonella? Non ce la vedono. Antonella attiva i video party, poi si scrive da sola. Ha fatto anche una domanda a Marco che ho visto, ma non si vede qua. Insomma, ci sono qualche domanda sparsa. Lo so. Che facciamo? Ci risponda quella di Riccardo, poi andiamo sulle domande sparse. Riccardo, vai. Allora, Riccardo, psicologico oppure organico? Clinico, sì. Fisico. Allora. Ora qui anche te domande che poi mi fanno aprire altri capitoli che sono sempre incartati. Allora, io potrei essere un drammatico riduzionista, no? E dire che per quanto mi riguarda non c'è alcuna differenza tra psicologico e organico, visto che la psicologia, cioè, o meglio ancora, l'espressione psicologica di un soggetto è figlia di una materia biologica. E quindi a questo punto io potrei tranquillamente tutto, anche semplicemente, ti dico, portare tutto sul versante biologico, quindi estremamente organicista, e chiudere il discorso spiegandoti perché questa cosa qua. Ma, e qui apriamo un quid, magari, la domanda che ci stiamo ponendo sempre è se ciò che è psicologico, quindi il prodotto di una materia biologica, poi ha le stesse leggi fisiche, l'ho già detto anche l'altra volta, ma lo ridico perché è importante, della materia biologica che l'ha creato, quindi qualcos'altro. Non ce li ha le stesse leggi fisiche, quindi è qualcos'altro questo prodotto, che è in qualche modo è sostenuto da leggi fisiche differenti. Non sappiamo se sia così, o per l'amor del cielo ci sono tanti studi al riguardo. Detto questo, diciamo che la distinzione netta fra quando possiamo considerarlo un qualcosa di non clinico, o di preclinico o clinico, dipende solo esclusivamente, da un punto di vista prettamente psicologico, da quanto è disfunzionante il disturbo, ovvero in altri termini, se io non dormo, ma il giorno dopo voglio dire la mia attività, meglio ancora, io dormo solo 4 ore, va bene? Ma in quelle 4 ore sono in grado di fare tutta una serie di meccanismi XYZ che il cervello e il corpo richiedono durante il sonno, il giorno dopo sono in grado di svolgere la mia attività sociale, lavorativa in modo perfetto, quelle 4 ore per quel soggetto sono perfette. Ma se il giorno dopo io ho difficoltà di attenzione, di concentrazione, sbatto contro il muro perché non ho dormito, vuol dire che quell'insonnia diventa clinicamente rilevante. E se quell'insonnia che diventa clinicamente rilevante mi dura un anno, 2 anni, e se in quell'anno, 2 anni, io sviluppo più facilmente un disturbo depressivo, un disturbo d'ansia o un disturbo d'abuso di sostanze, allora capisci che da un punto di vista preclinico è diventata clinicamente rilevante, tale da generare altri disturbi ancora più invalidanti. Allora, con le domande. No, questa... voglio dire, ecco, disturbi invalidanti pesanti. Allora è lì che l'importanza del sonno dovrebbe come dire, stimolare chi vive queste situazioni di insonnia, che poi non so se diretta, indotta, provocata, allora, a cambiare radicalmente stile di vita, perché altrimenti ci sono altre chiavi per uscire da questo labirinto. Allora,
devo stare attento perché devo rimanere politicamente corretto in quello che sto dicendo ora, insomma, diciamo questo. No, no, era capito che quando... Che quando hai detto che c'era gente di che dormiva 4 ore ti riferisci a Berlusconi? No, 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 non intendevo quello. Cioè, diciamo questo, che non è facile veramente fare dormire una persona. Perché un farmaco che agisca in modo selettivo, ripeto, selettivo, sui meccanismi del sonno, grosso modo non c'è. Alcuni farmaci però favoriscono il sonno, questo sicuramente perché riducono la nostra vigilanza e quindi favoriscono l'entrata in questo stato. Ma il sonno non è un fenomeno passivo, è un fenomeno attivo e che attivamente è legato appunto all'attività di regioni cerebrali specifiche e a sostanze specifiche, ma che non sono le sostanze che vengono utilizzate, per esempio, in alcuni ipnotici, i cosiddetti ipnotici, anche se poi in alcuni casi questi farmaci funzionano. Quindi qui è un problema non indifferente, ovvero come fare dormire le persone. Credo che ne possiamo parlare poi in un altro momento, perché dobbiamo aggredire questa cosa da un altro punto di vista. Allora, vediamo qualche... Ah, è ricaduto, è rinato a letto. Leggiamo qualche domanda, dai. Sì, allora vedo a recuperarle sopra e vediamo. Cioè, vale, ciao. Okay. Cioè, hai parlato, Angelo, delle onde del mare che con quel ritmo lento aiutano a rilassarsi, quindi anche eventualmente ad addormentarsi. Un utente che io non leggo però nome, nemmeno io, però sostiene che a fare questo compito assolve anche l'asciugacapelli. Allora, no, io sull'asciugacapelli è la prima volta che lo sento dire, poi ognuno, voglio dire, entra in risonanza con tante cose, voglio dire, non... Ah, già, però... anche noi è la prima volta che facciamo una cosa così, c'è sempre la prima volta. Però ecco sull'asciugacapelli, no, sinceramente, ora il concetto di rilassamento è un concetto profondamente, per alcuni aspetti, soggettivo, ed è ovvio ed evidente che non mi permetterei mai di entrare, voglio dire, a dire che non è possibile che l'asciugacapelli ti possa far rilassare qualcuno, perché poi, voglio dire, diciamo che i nostri ritmi endogeni, quelli che sono i nostri bioritmi, poi hanno la capacità, no, di legarsi con i ritmi che provengono dal mondo esterno, dando origine a quello che è fenomeni, voglio dire, di interazione fisica, proprio di scambio di informazioni. Quindi, cioè, è la prima volta che lo sento dire, il che però non mi stupisce che possa funzionare. Ecco, puoi fare degli esperimenti, Angelo, puoi cominciare, sì, degli esperimenti. Sì, sì. Nicola Bertolucci. Però ci sono. No, stavo leggendo una domanda. Vale, facciamo due domande. Scusa. Che è in sovraimpressione. Nicola Bertucci ci chiede: si dà da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, e a chi ha sonno cosa diamo? Un letto. Allora, un letto sì, un letto potrebbe non bastare. Allora, ovviamente il letto è uno degli aspetti migliori, ma il sonno, a differenza della fame e della sete, che possono essere in qualche modo facilmente compensati con cibo e con acqua, il cibo del sonno è un cibo che produciamo noi. Quindi, e dobbiamo essere in grado di produrre questo cibo, e questo cibo, ci sono tante sostanze che agiscono come cibo del sonno, va bene? E che vengono prodotte dal nostro corpo da quando ci svegliamo al mattino fino a che non arriviamo a sera. Non è un caso che noi ci svegliamo al mattino in un modo, arriviamo a sera che siamo ancora un'altra cosa, con un cervello completamente differente, ci svegliamo al mattino con un altro cervello ancora, eppure abbiamo sempre la coscienza di essere noi stessi, la consapevolezza di essere noi stessi. Ed è proprio queste sostanze che si accumulano durante la veglia, che se vuoi poi ne possiamo anche parlare di cosa sto parlando, fino a che punto siamo arrivati a riconoscere queste sostanze, che poi sono quelle che, incontrando
il ritmo circadiano, per esempio luce buio, o il ritmo circadiano della frequenza cardiaca, o il ritmo circadiano della frequenza respiratoria, così, comunque incontrando il ritmo luce buio, ebbene, quando l'incremento di queste sostanze incontra la curva luce buio in un certo punto, quel punto lì, tum, caschiamo nel sonno. Scusa, non vi sto sentendo. Ale, non ti si sente, Ale. No. È inchiodato. È inchiodato, sì, Alessandro. Se fosse di nuovo, dove sei? Prova ad entrare, Ale. Tanto guarda, abbiamo altre due domande. Una chiede se l'età, la Federica chiede se l'età influisce sul con il sonno. Allora, sì e no, bella risposta è questa, però insomma, sì e no, nel senso che esistono, c'è un luogo comune, più o meno, un luogo comune che dice questo, che più si invecchia e più il sonno si perde, no? Allora, in coloro che invecchiano molto bene, ci sono studi fatti, ben presenti in letteratura, in coloro che invecchiano bene, in coloro che non hanno declino cognitivo, pinco pallo, il loro sonno si mantiene come? Ad ogni modo, nelle persone molto anziane o anziane, tipicamente queste persone hanno anche l'abitudine di fare tanti sonnellini pomeridiani, ovvero torna a essere, no, un sonno molto simile a quello di un bambino appena nato, no? E quindi se uno guarda poi nelle 24 ore quanto sonno fanno, è più o meno il sonno che un adulto fa durante le ore notturne, più o meno, grosso modo. Però dipende molto da come si invecchia e dalla salute del cervello biologica, non l'età, quindi l'età biologica di quel cervello, non l'età anagrafica. E cambia radicalmente la storia lì allora. Quindi anche in questo caso alcuni miti secondo me devono essere completamente sfatati. Sì, perché poi c'era un po' anche, no, il modo di dire ti addormenti tardi perché la mattina ti svegli tardi e quindi anche per quello, no? Che invece sono tante cose, sì, infatti. No, io parlo di me che quando io e Riccardo ci siamo fatti all'università insieme, ci siamo fatti delle dormite epocali ai tempi, però... E ti dicevano, ah, poi vedrai se ti alzi presto la mattina. Mi ricordo che all'epoca ero andato militare, la mattina ti svegliavano alle 5:30, cioè vedrai la sera come crolli. E invece io la sera giravo per questa caserma a cercare ancora qualcuno sveglio per parlare, ma ero un incubo. Quindi credo che sia una cosa che con l'età non mi è cambiata. No, ma sai, noi nasciamo, grosso modo anche qui, poi le cose sono sempre più complicate, però insomma... Nasciamo grosso modo o gufi o allodole, no? Ci sono quelli che se non vanno a dormire alle 9 di sera muoiono, e sono quelli come me che sono più gufo, che ora in questo periodo che ho cambiato un'altra volta i miei ritmi, voglio dire, magari mi addormento un attimo sul divano, ma alle 2 poi sono ancora sveglio, voglio dire, non, perché tendenzialmente sono più spinto, voglio dire, andare a dormire tardi la notte e magari... quando avevo la possibilità di dormire fino a tardi al mattino, dopo questa possibilità con i ritmi sociali è andata, ciao, persa completamente, quindi diciamo dormo sistematicamente poco, però insomma. Scusa, Max, Antonella, che almeno mettiamo in pari con l'Antonella, che chissà dove l'ha scritta, sul telefono. Scusa Roby, mi veniva però una domanda su quello che hai detto delle ore. Sì, premesso che si dice che un individuo, ma penso che sia molto soggettivo, dovrebbe dormire un tot di ore durante il giorno, perché poi abbiamo visto che non necessariamente alcune persone, anche per il lavoro che fanno, dormono la notte. Però la cosa che ti volevo chiedere, ci sono delle fasce orarie che sono comunque ideali per il sonno, indipendentemente dalle soggettività dell'individuo? Sì, assolutamente. Guarda, Angelo, e ti aggiungo questa domanda che presto a poco, che dice che è vero che bisognerebbe andare a letto sempre al solito orario. Sì, però poi... ieri, eh? Sì, Roberto. Ciao, Roby.
Ha già scritto anche prima, guarda. Sì, è un caro amico Roberto. E allora, intanto diciamo questo, esistono delle finestre selettive per il sonno, sì. Ad esempio, una di queste che tutti noi abbiamo almeno una volta nella vita usato, che è quella dopo pranzo al pomeriggio, dopo pranzo. Poi è ovvio che se hai mangiato i tordelli e poi ti sei mangiato, voglio dire, uno stinco di maiale, cioè bevuto sopra un litro di Chianti, è molto più facile che quella finestra arrivi, ma indipendentemente quella è una finestra tipica, perché accadono particolari cose da un punto di vista bioritmico. Poi un'altra finestra, ovviamente la finestra quella tardo serale, quindi per i gufi intorno alle 11 mezzanotte, per la lordone dalle 9 alle 10. Poi se tu mantieni ancora lo stato di veglia perché stai facendo altro, cominciano a comparire finestre specifiche, in particolare verso le 4 alle 5 del mattino, che guarda caso sono quelle finestre che sono poi legate alla maggior parte degli incidenti stradali di coloro che sono svegli tutta la notte. Quindi abbiamo delle finestre selettive che sono legate a una bioritmicità specifica, alcuni bioritmi, e sono legati al e che, voglio dire, durante le quali più facilmente caschiamo in questo stato. Poi, al andare a dormire sempre alla solita ora, questo appartiene grosso modo all'igiene del sonno, cioè quindi a quell'igiene, a quei comportamenti che dovremmo mettere in atto per andare a dormire, per migliorare il nostro sonno. Allora, se ora mi tocca fare, no, il Torquemada della situazione, dico sì, bisogna andare a dormire tutta la solita ora, ma è una cosa complicatissima, voglio dire. Io quando lo dico anche a persone che non dormono e che devono andare a dormire alla solita ora, mica ci credo poi alla fine, poi ci prova a dirglielo, voglio dire, ed è qualcosa che tipicamente dovrebbe funzionare. Ma ora siamo fra amici, anche se magari ci ascolta qualcuno, voglio dire, diventa veramente complicato. Comunque è vero, Roberto, sì, è vero. Poi la domanda di Antonella, credo, che era sulla terapia del sonno. Ora, io cosa sia la terapia del sonno non ho mai capito, e soprattutto lo dico veramente con estrema sincerità, e il concetto di detossificazione cerebrale, eccola qui la domanda, l'avevo vista bene, sì, in che modo agisce? Lascerei perdere, ma i farmaci possono agire per detossificare il cervello come avviene per il sonno normalmente? Se i farmaci non sono in grado di generare un sonno fisiologico legato alla prevalenza di ritmi lenti, è impossibile che possano detossificare il cervello. Questa procedura, secondo me, appartiene più a una dimensione quasi mitologica della psichiatria o della psicologia clinica che più a un reale dato di fatto. Quello che posso dire da un punto di vista dei ritmi molto lenti, che sono molto vicini ai ritmi che genera madre natura, che poi, se volete, dopo vi dico cos'è un ritmo lento, ve lo posso anche cantare quasi, facendo un po' di industrial music. Gli unici sostanze che possono indurre un ritmo molto vicino a quello che madre natura ci ha dato nel cervello sono gli anestetici volatili, cioè i gas, ma non è il caso di usare questi come ipnotici. Questa, scusa Angelo, poi faccio una domanda. Questa è veramente una domanda difficile, questa. Sì. Francesco, ciao. Ciao Francesco. Ciao, bello. Allora, tutti amici, Roby, Francesco, fantastico. Allora, quando abbiamo perso Dolbia non ho dormito per 2 giorni. La senti, non sei l'unico, ma il problema, infatti non siamo molto ridotti bene, Francesco. Diciamo che in quell'occasione, così come in altre occasioni che non abbiamo dormito per questi motivi, voglio dire, ecco, al nostro cervello non ha fatto benissimo. Ora poi vediamo, poi siamo bravi a compensare, questo sì, insomma. Ale, ecco, io sono incuriosito da un'altra cosa, un'esperienza diretta che vivo quotidianamente. Mia moglie, in qualsiasi situazione, si sdrai, si assopisca un attimo e dorme secca. Ma è più molto. Cosa vede? È per quello che sta. T'ho risentito male, avete capito voi la domanda? Che sua moglie praticamente si addormenta subito mentre lo so, ci sono
C'hai dei grossi problemi, Ale, stasera. Vai proprio a scatti, vai. No, non lo sento ora. No. È un problema di linea, questo. Allora, il... ci sono la famosa luce sul comodino, sarebbe meglio spegnerla? Oh, ciao Eleonora. Allora, stasera è una paccata di amici. E la famosa luce. Allora, domanda. Condividono su la Carrese siamo noi il video, Quindi arrivano, No, ma Eleonora è Università di Pisa, lei, quindi anzi, credo che non tifi proprio la Carrarese, ma non posso dirlo, sennò gli tirano chissà cosa, quelli di Carrara. Ma detto questo, allora, anche questa è una domanda che prendo alla larga perché è intrigante. Allora, se noi prendiamo delle persone, va bene, e le facciamo dormire all'interno di una stanza, molto particolare questa stanza, in cui non ci sono stimoli luminosi, in cui non ci sono stimoli acustici, in cui non ci sono stimoli olfattivi, non c'è niente. Ebbene, tu in quella stanza non ci puoi dormire. Cioè l'assenza di rumore sensoriale non ti fa dormire. Il rumore sensoriale, il gatto che si gratta, il cane che si gratta sul letto, voglio dire... ma che non ha una valenza emotiva come il terremoto. Non è un caso che molti sono svegliati dal tremore del terremoto, che non era sicuramente superiore in alcuni casi a quello che può fare un cane che si gratta sul letto, ma si sono svegliati per quel tremore, e poi capiremo cosa vuol dire questo. I rumori sensoriali generano dentro il nostro cervello che dorme, nel cervello che dorme, un'onda molto grande, proprio un po' più o meno come quella del mercoledì da Leoni, una mega onda che ha la caratteristica di fare una cosa meravigliosa, ovvero di impedire qualsiasi elaborazione dell'informazione sensoriale, per cui non ne diventiamo coscienti, da un lato, e dall'altro lato, l'altra metà di quest'onda, quindi favorisce invece il consolidamento delle memorie. Allora, è ovvio che la stanza deve essere, tra virgolette, rumorosa su rumori di natura sensoriale verso cui abbiamo un'abitudine. E l'abitudine è un'abitudine emotiva, ovvero sappiamo che quei rumori per noi non sono pericolosi. Io mi ricordo, lo racconto dopo questo, questo è un concetto fondamentale, è un concetto talmente fondamentale che in uno studio controllato, uno anche un nostro studio, ma in generale un altro studio di un gruppo, mi ricordo se era francese o ungherese, forse ungherese, andando a stimolare con dei bip, 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 e generando queste onde, e prima del sonno gli hanno fatto un compito di memoria, e poi dopodiché durante il sonno bip 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 bip, poi li hanno svegliati, quella cosa che avevano appreso prima del sonno l'hanno memorizzata perfettamente grazie al bip, perché senza il bip non la memorizzavano. Allora, il concetto dei rumori è un concetto cruciale per il nostro sonno, ovvero è quasi paradossale questo. I vecchi di Torano dicevano che se non sentivano il telaio del marmo non dormivano, quindi... Ad esempio, bravo, bravo. Qualcosa di vero, bravo. No, assolutamente. Ero rimasto molto colpito dall'esperimento condotto sugli astronauti, ok? E cerco di introdurre forse con questa domanda anche qua, forse, non lo so, anche qualche argomento legato al sogno, perché ci dovremmo arrivare comunque. E volevo capire se si può indurre la generazione di onde, quelle tipiche del rilassamento, quelle diciamo che caratterizzano sia il sonno che forse anche il sogno. Sì, allora, facciamo un po' di ricambiamo il coso. Allora, nello studio che abbiamo fatto a Mosca sulla simulazione del volo umano su Marte,
in cui abbiamo studiato appunto gli astronauti dentro il simulatore spaziale per 105 giorni oppure per 520 giorni, che è stato il secondo studio, abbiamo proprio esattamente studiato gli effetti dello stress, e in particolare dello stress da isolamento, da confinamento spaziale, isolamento sociale e così via, su quell'onda che vi dicevo prima, che può essere indotta dal bip bip nell'orecchio, va bene? Questa mega onda, che è un'onda che è fatta in questa maniera. Ora speriamo che tutti non vi mettiate a ridere, ma insomma ve la canto quest'onda, ve la suono, insomma, va bene? Immaginatevi che quello che sto facendo ora, no, esattamente questo rumore qui, è l'attività di scarica dei nostri neuroni in questo momento, che è una cosa del genere. Trrr, va bene? Se voi registrate l'attività di scarica dei nostri neuroni e l'amplificate dall'oscilloscopio, fa così. Trrr, ok? Se voi questa attività di scarica l'andate a sentire durante il sonno, e c'è qualcuno che la trasformate in musica, proprio in musica, quello che sentite è così. Trrr, 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 ovvero c'è un buco, ok? Quel buco è esattamente quella parte che ci fa perdere coscienza, perché quel buco lì, che si chiama silenzio elettrico, è quello che impedisce agli orchestrali di chiacchierare fra di loro, va bene? Ma quell'altro pezzettino dopo il buco, avete visto, no, che ho fatto trrr, trrr, bene, il trrr che viene dopo il buco è quello che serve per consolidare, quindi fare plasticità cerebrale, quindi consolidare le memorie nel cervello, agisce per quello. Allora, in quell'esperimento, seguendo l'esperimento di un gruppo tedesco, in particolare, che avevano fatto qualche anno prima, loro hanno stimolato con una corrente elettrica che non è l'elettroshock, una corrente elettrica di cui non senti assolutamente nulla. L'ho provata anch'io quando si facevano gli esperimenti per sapere fino a che punto poteva essere fastidiosa, non senti nulla, esattamente è una sinusoide con una frequenza che è identica a questa cosa qua. Trr, trr, trr. Ovvero tu porti energia al cervello con la frequenza identica a quell'onda che vuoi andare a indurre. L'abbiamo fatto, è stato fatto anche in letteratura, pubblicato molto bene. Bene, cosa succede? Succede che quella stimolazione elettrica, di cui non percepisce assolutamente nulla, è in grado di indurre quell'onda lì e favorire il consolidamento delle memorie e quindi controbattere gli effetti negativi dello stress. Ma è ancora tutto a livello sperimentale. Non è che te la posso dare a, dov'è? A Alessandro che non dorme, oppure a Roberto. Ma io quello che chiedevo prima, Angelo, se mi sentite ora. Ora ti sentiamo, sì. Vai, Ale. Quello che chiedevo era se c'è un segreto particolare o una spiegazione precisa rispetto alle persone che invece si addormentano in qualsiasi situazione. Mi riferisco a quelli che appena si sdraiano si assopiscono e dormono anche soltanto mezz'ora in qualsiasi momento della giornata, ma anche quelli che salgono in un'auto o salgono in aereo. Io per esempio viaggio pochissimo in aereo, ma po' la paura. Quando mi è capitato di fare viaggi lunghi, il mio jet lag si è sempre moltiplicato per 2 per 3, perché proprio assolutamente. Mi è capitato di andare in Cina, negli Stati Uniti, qualche volta in Sud America, è stato veramente un problema. C'è un segreto allora per quelli che... No, non c'è un segreto, no, allora... Allora, non c'è un segreto, tanto bisogna capire di cosa stiamo parlando, perché bisogna capire se quello che tipo di sonno è, soprattutto, e se c'ha la qualità del sonno, perché magari è sonno ma non ha la qualità del sonno, che sono due cose completamente differenti, va bene? Poi ci sono persone, per esempio, che facilmente magari, come si dice... Ci sono persone che soffrono, per esempio, di quella che viene chiamata ipersonnia, che è un'altra delle espressioni strane dell'ansia e così via, che si addormenta dappertutto perché è una specie di via di fuga di persone. Ma ci sono altre persone che hanno proprio, per esempio, quelle che in macchina si addormentano subito perché hanno proprio, è come il phone di colei che l'aveva detto prima, no? Che si rilassava con il phone. È chiaro che ogni caso andrebbe capito cosa vuol dire quella condizione, però è anche vero che ci sono persone che hanno
diciamo questo, allora, diciamo questo, che ci sono persone che hanno una, che non lo sanno di avere, va bene, ma che quasi sicuramente lo sono, ovvero sono profondamente suscettibili all'ipnosi, e proprio questa enorme suscettibilità all'ipnosi le fa dormire quando vogliono dormire. Hanno una caratteristica psicologica molto particolare. Ho capito. Invece per fare una domanda un po' meno... Vado? Ricky, vado? Sì, va, invece certo, i sogni, il tema dei sogni... Non ci siamo ancora. Che ci facciamo... Siamo ancora no, siamo a un'ora e dieci. Meno male che sogniamo, perché cioè il sogno, se noi ci ragioniamo, ti può venire in mente a livello empirico, letterario, teatrale, ti viene in mente, cosa ne so, Martin Luther King, ma Shakespeare, ti viene in mente i sogni d'oro di Nanni Moretti, ti vengono in mente i sogni di Akira Kurosawa, insomma, è una roba meravigliosa. Ma i sogni ricorrenti, no? Tipo, per esempio, per dire una cosa stupida, quelli che sono completamente lontani, quelli che sognano di fare l'amore con donne irraggiungibili, che riescono a farlo, com'è possibile una roba del genere? E lo stesso i viaggi o i luoghi. Vabbè, per quello, esempio, quello è ricorrente perché è irraggiungibile. Anche tanta gente che fa sport, quelli che corrono di frequente, spesso okay, sognano di correre o di giocare, di praticare. E allora, allora, tanto... Angelo, perché si sogna intanto? Esattamente, perché se non andiamo lì poi non possiamo spiegare tutto il... No, volevo dire, no, siccome c'avevo un po' di domande sul sonno ancora. Ok, va bene. Facciamo una raffica almeno e poi vai, passiamo al sogno veloce. Allora, vai, la prima. Max, leggi le domande, fai qualcosa. Allora, ascolta, i colpi di sonno in auto, cioè perché ci addormentiamo anche quando non vorremmo? Allora, tipicamente i colpi di sonno, allora, vanno anche colpi di sonno, cioè vanno capiti, vanno. Cioè, faccio un esempio, no? Chi soffre di apnea notturna, ovvero quelli che russano tanto durante la notte, che ogni tanto... gli manca il fiato, bene, l'apnea ti fa avere un sonno molto superficiale, va bene? E questo sonno superficiale è come se uno venisse deprivato di sonno. Quindi quando si guida, in cui, voglio dire, c'è la monotonia della guida, in particolare in autostrada, ci sono tutta una serie di cose che non fai, se non mantenere l'attenzione fisso con una noia micidiale, quindi l'assenza di stimoli e così via, in quelle condizioni chi tipicamente ha un sonno che è completamente scassato, boom, casca. Oppure ci sono condizioni ancora più clinicamente rilevanti, come ad esempio i narcolettici, nella narcolessia, che è proprio boom, cascare dal niente, dallo stato di veglia allo stato di sonno e sognare subito, e può accadere per esempio in chi è deprivato di sonno. Quindi Molto dipende dalla qualità del sonno delle notti precedenti, il colpo di sonno. Come mai quando sei troppo stanco non si riesce a prendere sonno? Giusto, Francesco? Allora, perché quando si è troppo stanchi, per mantenere lo stato di vigilanza, aumentiamo l'adrenalina circolante, va bene? Poi l'adrenalina. E l'adrenalina sta al sonno come io sto all'atletica leggera, ovvero l'adrenalina non ti fa dormire. Quindi la stanchezza, per mantenere quello stato di vigilanza in quella stanchezza, perché hai lavorato tantissimo, perché sei fisicamente distrutto, perché non hai dormito la notte prima, ma devi continuare a fare certe cose, bene, tiri su il sistema, devi compensare il sistema con un incremento di adrenalina e poi di un altro ormone che si chiama cortisolo, che è l'ormone dello stress. Adrenalina e cortisolo non ti fanno dormire. Questo tipicamente accade in chi ha fatto, per esempio, uno sforzo fisico intenso. Molti che hanno fatto uno sforzo fisico intenso, poi la notte non dormono bene. Ed è legato a questo. Non è un caso che quando uno fa il vero medico del sonno, dice alle persone di non fare mai attività fisico-sportiva la sera, in tarda sera o dopo cena, perché altrimenti vai a devastare il sonno per adrenalina e cortisolo. Diceva mio padre, se fa bene addormentarsi con la TV accesa come fa sempre lui. Allora, non è... Però ti fa domande e risposta.
Ho messo è Marzullo che dice si faccia una domanda, si dia una domanda. È vero, scusa, posso rispondere a Roby? Allora il risponde a questa. Allora il problema è che dormire con la TV accesa non è il problema se fa bene o fa male, è che poi dormi sul divano o sulla poltrona e quindi poi sei costretto a scassare, a interrompere il sonno e magari non ritrovarlo quando vai a dormire. È indipendente da tutto questo. Il problema è un problema di continuità. Io ho anche una domanda qua che mi hanno mandato da una ragazza che vuole rimanere anonima e dice: se l'insonnia potrebbe portare a lungo andare alla demenza senile? Oh, brutta domanda. Cioè, nel senso, ci sono dati che correlano l'insonnia con il decadimento cognitivo e con le demenze. Sì, è vero questo. La durata dell'insonnia correla. Cioè, nel senso che il fatto però di correlare non vuol dire che sia necessariamente ci sia una questione di causa-effetto, va bene? Però sappiamo che un'insonnia cronica può associarsi a un incremento di vulnerabilità allo sviluppo di processi neurodegenerativi, sì. Detto questo, c'è da capire poi se esiste una dimensione di natura causale, ovvero in altri termini, se è proprio l'alterazione del sonno, attenta a quello che dico ora, se è proprio l'alterazione del sonno a generare e a meglio ancora ad attivare i meccanismi della neurodegenerazione, oppure erano già meccanismi di neurodegenerazione ma subclinica di cui non ti rendevi conto da un punto di vista sintomatologico che avevano generato un'alterazione del sonno. Quindi capisci bene, no? In una condizione è il sonno che altera, che facilita la neurodegenerazione. Nell'altra condizione l'alterazione del sonno è già figlio di una patologia che sta sotto la cenere. Ecco perché una correlazione non ti può dire nulla. Vai Max. Allora, Antonella, l'ipnosi profonda può essere assimilata al sonno? Come si comporta il nostro cervello in questa fase? No, non è assimilata al sonno. Non è assimilata al sonno perché è uno stato completamente differente, appartiene agli stati non ordinari di coscienza, si associa sicuramente a una modificazione di quelli che sono le onde elettroencefalografiche, ma che non sono le onde elettroencefalografiche che invece, quindi l'attività neurale che abbiamo durante il sonno. È una storia completamente differente. Okay. Poi abbiamo... Per quale motivo avviene la paralisi del sonno? E quando sono molto stanco spesso mi capita anche a me. Allora, però qui bisogna parlare, a questo punto, alla domanda di Ivan, bisogna rispondere alla domanda di Riccardo, perché si sogna, perché poi lì andiamo alla paralisi del sonno. Vai, andiamo ai sogni, tanto domande sul sonno. Non se ne... Bene. Ci siamo, allora. Perché si sogna? Ok, allora, tanto diciamo questo, che c'è una cosa magica che accade durante il sonno, cioè tutti noi l'abbiamo provato, no? È veramente magico questo, che in uno stato di completa assenza di vigilanza verso il mondo esterno, ovvero noi non siamo minimamente vigili di quello che accade fuori di noi, cominciamo a creare delle immagini, in alcuni casi fantastiche, che sono i sogni. I sogni sono immagini fantastiche, i sogni sono attività motoria, i sogni sono emozioni e molte volte sono anche emozioni brutte, non sempre belle, ma sono brutte in alcuni casi, tipo quello di cascare nel vuoto con la macchina oppure di essere inseguiti da qualcuno che ci vuole ammazzare o così via. Bene, ovvero in altri termini, se io volessi ridurre un attimino e non essere minimamente freudiano da questo punto di vista, no? In altri termini il sogno è la riemergenza di uno stato di coscienza, perché noi siamo coscienti di quello che sta accadendo, siamo talmente coscienti che abbiamo, in alcuni casi, vedete, ci svegliamo dalla paura perché è reale quello che stiamo vivendo, anche se pur fantastico, è la riemergenza di uno stato di coscienza in assenza di qualsiasi vigilanza nei confronti del mondo esterno. Altra cosa fondamentale, e poi vi dico perché si sogna, altra cosa fondamentale è che queste immagini che creiamo, e quindi questa riemergenza della coscienza, sono legati ad una particolare fase del sonno che si chiama sonno REM. Non è vero in assoluto, ma prendiamolo per buono quello che sto dicendo.
REM sta, non è il gruppo musicale Riccardo, ma è l'acronimo di Rapid Eye Movement, quindi movimenti oculari rapidi, che avviene durante questo tipo di sonno, in cui i muscoli sono completamente flaccidi, non abbiamo tono muscolare, siamo lì completamente paralizzati, e tra poco andiamo anche alla paralisi del sonno. Siamo totalmente paralizzati perché il nostro cervello, quindi questo è un punto cruciale per capire cosa accade nel cervello, il nostro cervello è iperattivato in alcune regioni, ovvero quando noi vediamo qualcosa, quello che vediamo è un'allucinazione. Cioè, durante il sonno noi siamo, durante il sogno noi siamo completamente allucinati. Ovvero, se voi guardate la definizione di allucinazione, la definizione di allucinazione è la percezione senza oggetto. Ovvero, in questo momento, se io vedessi Alessandro che si trasforma, voglio dire, in un razzo missile con circuiti di 1000 valvole. Ecco, un razzo missile con circuiti di 1000 valvole, voglio dire, non sarebbe un'allucinazione. Sarebbe un'illusione, ovvero sarebbe una distorsione della realtà. Ma se dietro ad Alessandro, va bene, vedo, voglio dire, King Kong che sta arrivando, quella è un'allucinazione. Ovvero io vedo qualcosa che non esiste da un punto di vista percettivo. Cioè l'illusione distorgo, durante il sogno io non vedo nulla, ma creo delle bellissime immagini, quindi siamo completamente allucinati. Né più né meno come se fossimo fatti di acidi. Va bene? Detto questo, proprio perché, voglio dire, noi vediamo le cose, per vedere le cose attiviamo le aree visive. Cioè le aree visive nel nostro cervello, quelle aree che ti permettono ora di vedere lo schermo o di vedere un po' quello che volete, sono profondamente attive durante il sogno. Non solo. Ma quando uno sogna di correre, di muoversi, di dare un cazzotto, di difendersi, attiva il comando motorio, che nasce nelle aree motorie. E se tu non avessi una paralisi, va bene, agiresti il sogno e quindi cominceresti a correre o a picchiare quello che è vicino a te. Ecco perché c'è la paralisi. Ma soprattutto, questo aspetto, durante il sogno nel nostro cervello, si attivano in modo significativo le aree emotive, ovvero il sogno ha a che fare con le nostre emozioni. E qui possiamo cominciare a vedere qualcosa che Freud forse ci ha visto, ci ha intuito, va bene? E il sogno ha a che fare con le nostre emozioni, ma ha a che fare, perché si attiva l'amigdala, che è l'area della paura, dell'ansia, si attivano altri circuiti emotivi nel cervello, ma guardate la cosa strana di madre natura, è che attivando tutto questo pandemonio che attiva, va a bloccare, a inibire le aree della ragione, che sono legate al pensiero razionale, al pensiero logico, e le aree che sono deputate al concetto di spazio e di tempo. Allora, capite bene che noi creiamo dei sogni assurdi anche da un punto di vista spaziale. Cioè, quante volte avete sognato, per esempio, no, di essere in una stanza e di non arrivare mai alla fine della stanza? Oppure, molte volte, voglio dire, la percezione del tempo è lunghissima o drammaticamente corta. È tutto all'interno di un teatro dell'assurdo. Ma questo dell'assurdo ha un senso da un punto di vista evolutivo, perché in una delle tante ipotesi del sogno, il sogno è come una specie di palestra emotiva, ovvero ti serve per imparare ad agire emotivamente verso un pericolo in assenza di qualsiasi dimensione razionale o logica. Ma questa è un'ipotesi. Poi ce ne sono tante altre ancora meravigliose. Quindi, quando sogniamo, attiviamo, tanto per cominciare a rispondere a Ivan, per cui abbiamo, no, un segnale che dal cervello arriva al midollo spinale e dice ai neuroni del midollo spinale: non muovetevi più, non muovete più i muscoli, va bene? Può accadere che per motivi XYZ, sono tanti i motivi, uno improvvisamente si sveglia, il cervello si sveglia dal sogno, ma rimane l'inibizione, il blocco, dell'attività motoria, quella che si chiama paralisi da sogno, che la prima volta che mi è capitata ho avuto un terrore devastante, e quando poi sono uscito da questo stato, non ricordo bene, ero a sciare,
l'amico che dormiva con me, ho fatto un urlo devastante, che non è morto di infarto, ma più o meno ci è andato vicino, ci è andato. E sono sensazioni bruttissime, sono, ma è perché si è scollegato il sistema che si deve accendere e spegnere allo stesso momento. Se mi rimane acceso, se mi rimane spento uno, ovvero io sono cosciente, ma mi rimane accesa la paralisi sul midollo spinale, io percepisco quello stato lì come uno stato totalmente di paralisi. Poi possiamo continuare ora sul sogno. Faccio una domanda, sì, Angelo, che è legata un po' anche a questa domanda, no? Perché non si ricordano i sogni, no? A me capita, vai, i sogni poi a volte vengono interrotti, vorresti continuarli, sono un po' delle situazioni un po' che capitano, credo, a tutti, no? Oppure a volte fai quei sogni che si chiudono, no? Improvvisamente il sogno si chiude, ti svegli nel cuore della notte, dici, ah, che sogno che ho fatto, poi la mattina ti svegli e non te li ricordi, te questi sogni, ma stanotte cosa ho sognato? A me è capitato una volta di svegliarmi durante la notte e dire, cavolo, che sogno che ho fatto, me lo sono scritto, me lo sono proprio scritto tutto. La mattina mi sono svegliato, non ci pensavo minimamente, la sera ho ritrovato questo foglio sul riva, che cos'è sto foglio? Me lo sono riletto e mi è rivenuto in mente il sogno, se no per me quello era totalmente okay, cancellato. Allora, tanto prima di tutto c'è un più o meno un dato abbastanza conosciuto in letteratura, che ma anche da un punto di vista prettamente esperienziale, comunque in letteratura è conosciuto perfettamente, che il cervello durante il sogno, ok, è un cervello ad alta attività di memoria. Durante appena passato il sonno REM, ovvero questa fase in cui si sogna, ripeto, grosso modo parlando perché le cose sono più complicate, il cervello diventa amnesico, ovvero perde la memoria. Ma perché perde la memoria? Perché mentre durante il sogno, no, quella sinfonia di orchestrali che vi dicevo prima ricomincia a suonare non perfettamente in armonia, se no non ci avresti, no, questo teatro dell'assurdo, diciamo che si passa da una sinfonia a un free jazz che ognuno poi va un po' per conto suo, poi si incontrano dando origine forse a una melodia, va bene? Ebbene, in quella condizione noi ci ricordiamo, ma appena esci da quella condizione, ecco che c'è chi rompe questa armonia, ma rompendo l'armonia rompe anche la memoria, e quindi non te lo ricordi, ok? Allora, quindi per ricordarti un sogno, ti devi svegliare nel sogno. Ma la cosa più affascinante di tutto questo, perché poi i sogni, tipicamente questa fase di sonno, è molto più densa, molto più concentrata, ce n'è di più verso il mattino, va bene? Non è un caso che ci ricordiamo più spesso i sogni del mattino. E più spesso perché i sogni del mattino sono legati al fatto che ti svegli più facilmente nel sogno e quindi più facilmente te li ricordi. Ma la cosa bella, che è quella che ha detto ora Roberto, che alcune grandi scoperte dell'umanità sono avvenute esattamente come ha fatto Roberto, ovvero alcuni autori si sono esattamente segnati su un taccuino quello che hanno sognato e poi l'hanno reso o un esperimento o una scoperta. Ad esempio la tavola degli elementi è stata sognata, scritta, disegnata al risveglio dal sogno e poi fatta da Mendeleev. Ad esempio il premio Nobel per la scoperta del primo neurotrasmettitore, che è Otto Lewy, l'esperimento l'ha scritto dopo essere svegliato da un sogno, più volte. Ad esempio la macchina da cucire è stata scoperta durante il sonno, così come la struttura ciclica del benzene è stata scoperta in questo modo. Vado a cercare il foglio. Vado a cercare, che è meglio. Abbiamo scoperto come è nato Live dal divano. Esattamente. Volevo chiedere una cosa. Dimmi. Ho letto da qualche parte, se la memoria non mi tradisce, che nel corso della storia il sogno è stato definito in maniera, in modi differenti. Ad esempio è stato descritto specie nel passato come qualcosa di premonitore, come una profezia, piuttosto che come qualcosa di rivelatore rispetto alle paure, rispetto ai sogni, rispetto ai desideri, oppure anche come inganno, nel senso che è una cosa che va a modificare, se non alterare completamente, la verità.
in quali di queste definizioni, quindi profezia, diciamo così, inganno, e l'altra era detto vabbè, quello della premonitore dei sogni. Allora, se i sogni fossero realmente premonitori, no, in senso stretto sto dicendo, perché poi in senso lato possa essere un'analisi di tutta una serie di elementi che può avvenire in quel particolare stato non ordinario di coscienza, che poi definiamo premonitori perché abbiamo analizzato aspetti della realtà che quando eravamo vigili e svegli non potevamo analizzare in quel modo, no? E quindi poi dopodiché... Esatto, dico, sulla premonizione c'è da capire poi realmente di cosa stiamo parlando come premonizione, perché un conto è quello che accade durante il sonno, quello va detto, voglio dire, abbiamo un'attività computazionale, quindi di analisi delle informazioni, che è completamente differente rispetto all'attività che abbiamo in questo momento. Perché? Perché non siamo, perché non, il nostro sistema cervello non è più vittima della realtà esterna, quindi degli stimoli sensoriali, va bene? Quindi lo utilizziamo per fare tante altre cose, tutte quelle regioni, quei circuiti che sono legati all'analisi sensoriale non vengono minimamente utilizzati mentre dormiamo, perché vengono utilizzati quindi per altre cose, non per la realtà sensoriale. Quindi potrebbe anche essere che la premonizione non sia altro che una maggiore capacità di analisi di stimoli che magari erano sotto soglia o strampalati, che poi assumono un senso durante il sogno, e guarda caso poi dopo diciamo che accadrà una cosa, ma avevamo già delle informazioni per dire che quella cosa lì sta accadendo. Ma se parliamo di premonizione, quindi vuol dire che dovrebbe accadere che durante quel particolare stato vi sia una riformazione globale del sistema spazio-temporale, il che, voglio dire, dovremmo considerare quello stato come una dimensione fisica completamente differente rispetto alla dimensione fisica che viviamo in questo momento. Quindi scientificamente questo aspetto è completamente inattaccabile. C'è un aspetto che voglio dire, ma che nulla a che vedere con la dimensione della premonizione, e che però vi racconto. Allora, se io ora che sono in questo stato, o quando sono nello stato in cui detossifico il cervello, no, e dormo, o sono sveglio, che fuori faccia 0 gradi o fuori faccia 42-43 gradi, la mia temperatura corporea rimane sempre, grosso modo parlando, intorno a 37 gradi centigradi. Durante il sonno REM, quindi quella fase in cui abbiamo i sogni più bizzarri, si perde questo controllo della temperatura, ovvero diventiamo un sistema aperto col mondo esterno. Non è un caso che al mattino abbiamo più freddo quando ci svegliamo. E quindi diventiamo un sistema aperto. Ora, che diventiamo un sistema aperto per la temperatura, ma se diventassimo un sistema aperto anche per altro? Domanda, punto interrogativo. Ecco, questo appartiene forse al finale del film che vi ho consigliato, da cui è nato questa serata, insomma. Qualcosa che inganna. Qualcosa che inganna però è molto psicanalitico, perché ha a che fare con quelli che sono poi eventualmente significati latenti, oscuri nella dimensione del contenuto onirico, quindi del contenuto del sogno, che proprio nell'atto psicanalitico vengono comprese, quindi ma capiscono qual è il disturbo che sta alla base, che ti fa fare quella cosa. Quindi qualcosa che inganna, qualcosa che permette di guardare nel profondo dell'inconscio. E invece rivelatore di ansie, paure, traumi, desideri? Sì, non è un caso, sì, assolutamente. Non è un caso che in chi soffre di un disturbo post-traumatico da stress, cioè ad esempio, no, vi ricordate, il disturbo post-traumatico da stress nacque nei veterani del Vietnam come prima categoria diagnostica, che quando rientrati negli Stati Uniti, quindi in patria, e sentivano le palle di un elicottero, oppure sentivano il fruscio del vento in una siepe, e erano i Vietcong che volevano ammazzarli. Quindi avevano quindi stati di angoscia, quindi stati di paura, di angoscia e anche depressivi, che guarda caso poi vengono perfettamente rielaborati, vissuti durante il sogno,
e quando vengono rielaborati i vissuti durante il sogno è come che se consolidassero quella dimensione emotiva patologica che hanno acquisito in quel caso nella giungla vietnamita, ma che può essere vera anche per un terremoto e Pinco Pallo. Angelo, smaltiamo un po' di domande, che qua ce n'è una marea, quindi vediamo di farne un po'. Allora, a questa rispondo io, no, è un sogno impossibile. Ascolta, abbiamo Camilla che ci chiede se è vero che è soltanto una fase particolare del sonno a dare riposo. Allora, sì, è parzialmente vero. Allora, tanto bisogna dire questo, che se madre natura, va bene, che è colei che dobbiamo interpretare, perché non basta studiarla, va interpretata, conosciuta e compresa soprattutto. Madre natura ha fatto in modo tale che il nostro sonno fosse formato, grosso modo parlando, da 50% di sonno superficiale, va bene? In cui non siamo coscienti, ma siamo facilmente risvegliabili. 20-25% di sonno profondo, quello in cui, come se fossimo in coma, in anestesia, in cui detossifichiamo un sistema, in cui consolidiamo le memorie, e poi un altro 20-25%, più o meno alla fine fa 100%, poi c'è anche un'altra cosa, per l'attività onirica, grosso modo. Vuol dire che tutto questo serve a qualcosa. Ora, ammettendo per assurdo che il 50% del sonno superficiale sia in qualche modo evoluto così per poter stare 8 ore dentro la caverna con cui abbiamo iniziato questa chiacchierata, un altro 50% formato dal sonno profondo, che è quello che teoricamente dovrebbe dare la qualità del nostro sonno, e poi formato da sta roba strampalata che è l'attività onirica. Allora, secondo un'ipotesi molto forte di un ricercatore italiano, Giuditta, di Napoli, secondo questa ipotesi, il consolidamento delle memorie avverrebbe per l'alternanza del sonno profondo con il sonno con i sogni, sonno profondo, sonno con i sogni. Quindi, teoricamente, è molto di più quello che dovrebbe servire, ma non lo sappiamo ancora. Grazie, anche questa. Risponde mia sorella che mi gira per casa in sonnambulismo. Max, sto guardando. Quanto dura un sogno? Faccio dei sogni tipo film ed essendo sonnambulo faccio le cose del sogno con molta fatica, perché come detto sono paralizzata e di solito mi rendo conto di essere in un sogno. Che patologia ho? Produco acidi in eccesso? Allora, poi, ti do il numero, Angelo, ci parla, hai detto che parla tutta mezz'oretta. Allora, tanto innanzitutto diciamo questo, che il sonnambulismo non è sogno, perché mentre il sogno avviene tipicamente nel sonno REM, rapid eyes movement, il sonnambulismo avviene tipicamente nelle fasi più superficiali di quell'altro sonno, va bene? Quindi sono due storie completamente differenti, che parlano lingue differenti, che hanno realtà completamente differenti, cioè non si possono minimamente confondere. Poi, il fatto che tu ti renda conto di essere in un sogno apre il terzo punto di questa serata, perché apre il concetto di realtà. È paradossale, non so, comunque l'abbiamo aperto ora, poi io non so, ditemi voi quanto vogliamo andare avanti, non so, io mi sto divertendo, quindi guarda Angelo, noi ringraziamo, va avanti, vero Bobby? Vai avanti. Il problema è la tua connessione stasera. Sì, allora. Infatti, ma ho notato che ci deve essere un'operazione con dei ponti radio strani presso la mia abitazione. E quindi sì. Chiedo scusa, ma secondo me mi stanno sabotando. Allora, c'è questa di Francesco. Guarda, che mi capita anche a me questa spesso. Sì, questa, ok, prima finisco quella di tua sorella e poi andiamo a Francesco. Allora, quando uno è cosciente da un certo punto, è consapevole, meglio consapevole,
di stare sognando, si entra all'interno di una realtà che dire affascinante, dir poco, che si chiama sogno lucido, ovvero la capacità di percepire lo stato di coscienza alterato in modo consapevole, e dopo ci andiamo. E questo apre a quel senso, di realtà non ordinaria che viene sistematicamente ricercato da un lato nelle droghe e da un altro lato in alcune forme di meditazione, ma che è un senso di realtà particolare. Allora, Francesco, dove sei? Poi torniamo a questo punto. Angelo, vorrei una spiegazione su... Ok, è quello che dicevo prima, è proprio una cosa devastante, una cosa tremenda questa. È quando noi ci svegliamo, e però il sistema sogno continua a funzionare bloccando il midollo spinale e quindi bloccando l'attività motoria. E per cui, ma dura pochi secondi, dura 10-15 secondi al massimo, non di più, ma che sembrano un'eternità, e che fanno una paura becca, insomma, fanno veramente paura, fanno, perché uno si rende conto che è completamente paralizzato, può muovere solo gli occhi, e non è un caso che gli occhi sono liberi dal controllo durante il sonno REM, che si chiama rapid eye movement, no? Quindi movimenti oculari rapidi. È una cosa tipicamente benigna, e mi fermo qua. Meglio. Voglio dire... Angelo, dicevi che volevi introdurre il terzo tema. Io ho sempre avuto un dubbio se il titolo della serata è giusto, perché è sonno, sogno e realtà, o sonno, sogno o realtà? Bella domanda, Riccardo, non lo so. Io credo che stiamo andando... Parliamo di cos'è la realtà. E poi vediamo come inserirla all'interno di questa storia. È veramente complicato. Allora, da un certo punto di vista, prettamente fenomenologico, esperienziale, insomma, intuitivo, quello che vuoi, la realtà ha a che fare con la consapevolezza, va bene? Inevitabilmente con la consapevolezza. Sogno lucido è una cosa che collega? Sì, perché ci sono soggetti che nascono con questa caratteristica e altri soggetti che invece la sviluppano attraverso degli allenamenti particolari, altri soggetti che la sviluppano perché fanno un percorso meditativo basato su quello che vi sto dicendo, su quello che vi dico ora, in cui durante il sogno sono uno consapevoli che stanno sognando, che quindi quello che stanno vivendo è un sogno, due che possono fermarlo quando vogliono, tre è il livello nettamente superiore, che possono farlo finire come vogliono. Allora, tutto questo vi fa capire che in uno stato in cui sei completamente privo di qualsiasi capacità motoria, va bene? In cui sei privo, anzi sei bloccato e inibito, come diceva prima Francesco Castagna, insomma, sei bloccato nel letto e paralizzato, da un punto di vista di quella che è la tua consapevolezza mentale, puoi arrivare a fare queste cose. Allora, questa è una cosa veramente, veramente particolare, di un affascinante infinito, in cui facciamo una metaforina, vai, ci divertiamo, insomma. In cui è come se, no, tutto quel gran casino che vi ho raccontato prima, ovvero emozioni, attività visive, pinco pallo, circuiti che sono legati al pensiero logico che salta in aria e così via, no? È come se ci fosse un'altra cosa che possiamo anche immaginare cosa, noi, cioè chi si occupa di neuroscienze può immaginare cosa, che è come se osservasse questa cosa, non dico dall'esterno, ma sempre dall'interno di noi, ma dall'esterno di tutto questo grande casino, e ti desse la consapevolezza del casino che sta vivendo nel tuo cervello.
Quindi sei spettatore del casino del tuo cervello. Esattamente, sì. Esattamente. A me succede. Anche a me. Meraviglioso. Allora, anche a me. È un po' che non mi succede, però è... Allora, capite bene che questo, da un punto di vista, da un punto di vista, chiamiamolo così, di percorso, nei percorsi meditativi, no, rappresenta uno dei grandi aspetti della meditazione. Perché rappresenta uno dei grandi aspetti della meditazione? Perché, e qui, se mi permettete, facciamo una follia delle follie, no? Riuniamo la meditazione da un lato con la psicanalisi dall'altro, no? Allora, se il sogno è legato, e questo non abbiamo dubbi da un punto di vista neurobiologico, il sogno è legato all'attivazione di strutture che hanno a che fare con il nostro sistema emotivo, va bene? Nella psicanalisi, il sogno è una finestra elettiva di osservazione per andare a definire quello che è il trauma che ha generato quel tipo di comportamento nella veglia, va bene? Ma se io volontariamente riesco a esplorare il mio sistema di contenuto portandolo dove voglio, perché sono cosciente in quel momento, è come se potessi in qualche modo andare a osservare o modificare quello che un trauma mi darebbe origine in maniera totalmente inconscia e quindi involontaria. Quindi sarebbe una possibilità di autoanalisi o di, in qualche modo, di autoelaborazione della nostra complessità interiore che fai con la volontà, che è una cosa fuori dalla grazia di Dio, e qui andiamo oltre la realtà. Io, Angelo, volevo chiederti questo, no? Io mi è capitato spesso di fare questo tipo di sogno in cui praticamente esco e sono fuori, no? E quindi riesco un po' anche a modificarlo, e lo associo molto a un'esperienza che ho avuto da ragazzo. Io ho fatto un incidente in moto che mi hanno portato all'ospedale, ho stato parecchi mesi, dove io ho visto tutto l'incidente e i miei ricordi sono questi dall'alto. C'è una ripresa dall'alto proprio della scena dell'incidente. Io ho visto tutto l'incidente e poi lì chissà, poi sai, dopo mi hanno dato delle sostanze, non lo so, può darsi, però io ho l'immagine di tutto l'incidente dall'alto e i miei ricordi sono di questa visione. Lo associo molto a quando faccio questi tipi di sogni dove il mio corpo immobile, la mia mente che quasi un altro corpo che gira, che se ne va da... Allora, raccontiamo una storiella. Vai. Una storiella sperimentale, dai. Quello che tu hai fatto si chiama out of body experience, no? L'esperienza di stare fuori dal corpo, grosso modo parlando, che è un'esperienza che è presente anche questa in alcune pratiche meditative, è presente con l'utilizzo di alcune droghe, in particolare, se qualcuno di voi ha letto, voglio dire, il Carlos Castaneda e così via, uso dell'ibogaina, psilocibina e pincopallo, voglio dire, sappiamo bene che si possono generare stati... Ax, l'hai letto oggi? E il... Gli vendo gli acidi che produco di notte, stavo dicendo quello. E sono stati che... possiamo anche indurre sperimentalmente, non solo con l'utilizzo di sostanze, ma con delle stimolazioni cerebrali di regioni cerebrali specifiche, va bene? Ora, io non voglio togliere il romanticismo di cui queste esperienze sono intrise, perché voglio dire, o del misticismo di cui sono intrise queste esperienze, lungi da me, anzi, voglio dire, no? C'è l'altra componente mia che è terribilmente affascinata anche da ciò che non è in qualche modo spiegabile esclusivamente attraverso una dimensione biologico-fisica, per l'amor del cielo. Però detto questo,
i casi, no, di out-of-body experience, quindi scusate, di esperienza di percezione fuori dal corpo, sono casi che sono profondamente descritti, in particolare dopo un incidente stradale o quindi in soldati che hanno avuto un trauma cranico, oppure anche in chi, per esempio, ha avuto un arresto cardiaco. E io ho esperienza di persone che mi hanno proprio raccontato che durante un arresto cardiaco vedevano i medici che stavano dall'alto, li vedeva mentre gli stavano massaggiando il cuore, poi quando il cuore ha cominciato a battere è rientrato dentro il corpo. Ma queste cose accadono anche durante il sogno. A me una volta è successa una cosa del genere, insomma. E qui dobbiamo capire di cosa stiamo parlando. Allora, io rimango aderente ai dati scientifici, perché sennò altrimenti si rischia di prendere delle tangenti e poi dopodiché a me mi ricoverano nel primo reparto di psichiatria che trovano libero, un posto libero a Pisa. Allora, rimaniamo aderenti, voglio dire, alla dimensione scientifica. Ebbene, avevamo qualche tempo fa, in era pre-Covid, ovviamente, quando si potevano fare esperimenti, avevamo una persona, un soggetto che aveva questo tipo di esperienze mentre dormiva. In particolare, era più facile che gli venissero queste esperienze quando dormiva poco, due o tre notti prima, e quindi più facilmente aveva questa sensazione di uscire dal corpo, di camminare per la stanza, di andare a vedere quello che facevano i familiari e così via. Va bene. Quindi portiamo questa persona in laboratorio. Non gli mettiamo l'elettroencefalogramma in testa, però cioè, cominciamo a controllare, cioè lasciamo dormire questa persona, veniva controllata con una telecamera a infrarossi, per cui poi avevamo messo addosso dei sensori di movimento, tutta una serie di cose, no? Che ci permettevano di avere un'idea di cosa sta facendo in quel momento in una stanza di laboratorio del sonno al buio. Okay? Poi dopodiché, nella stanza, mentre questa persona si è addormentata, abbiamo appeso alle pareti delle carte tipo un asso di cuori, un asso di denari grandi e delle scritte con scritto cuori, denari, fiori e picche, no? E questa persona aveva il compito che se andava in questo stato di viaggio, tra virgolette, durante il sonno, voglio dire. Poi ci avrebbe detto i cartelli, avrebbe letto i cartelli, ci avrebbe detto qualcosa dei cartelli che abbiamo appiccicato dietro una paratia che lei non poteva assolutamente vedere nello stato in cui era per giunta in modo perfettamente controllato. Bene, quindi dorme, controlliamo il sonno, siamo tutti lì a guardare telecamere, qui, tipo film, no? Non si alza, dorme così, dorme un po' di ore, poi dopodiché si sveglia. Controlliamo tutto, cioè abbiamo riguardato le registrazioni, controllato i movimenti, niente, bloccata sul letto, dormiva perfettamente così. E dice di aver avuto questo stato, finalmente, che dopo due o tre volte che proviamo il laboratorio, per la prima volta c'è questo stato. Gli chiediamo cosa aveva letto, se ha letto qualcosa, visto qualcosa. Bene, ci dice un sacco di cose che non sono assolutamente vere, poi a un certo punto dice, ah, però mi ricordo un foglio bianco con una palla rossa, un pallino rosso al centro. Non dimenticate che abbiamo messo noi l'asso di cuori e l'asso di denari. E lì ho detto, ma sì, ma com'era questo pallino? Io cioè, cercavo Venuto un attimo di com'era questo pallino? E fa, no, io vedevo solo un pallino rosso, ovviamente, no? Quindi non sappiamo cosa sia accaduto, anche se ora poi quando questa fase dell'infezione virale poi prima o poi finirà, voglio dire, non è che prima o poi deve finire, anche perché altrimenti non possiamo, cioè è un casino per un sacco di gente, lasciamo stare i nostri esperimenti, poco importante. Ora stiamo preparando una specie di gabbia elettromagnetica per vedere cosa accade e se passa dentro una gabbia elettromagnetica qualcosa che non sappiamo di cosa stiamo parlando. Sicuramente tutto quello che è accaduto è by chance, come dicono gli anglosassoni, ovvero è legato al caso, non vuol dire assolutamente niente, ma proprio perché non vuol dire assolutamente niente non ci costa nulla ripeterlo. E quindi poi, casomai, in un mitico
live dal divano, voglio dire, però di persona, dopo magari qualche birrozzo, magari si racconta anche tutta una serie di aspetti molto più intriganti degli esperimenti che ovviamente non si possono raccontare, perché insomma è un ma mondo, neanche uno, quello più semplice che invece puoi dirci, sarà una chiave di lettura di queste qua, no, post birrozzo non si può, no, dire, no, col birrozzo si può dire, ma ora no, sai. No, no, però guarda, no, cioè, la cosa affascinante di quello che ci stai spiegando è che ce lo stai facendo piacere terribilmente, con una chiarezza straordinaria. Che, e allora ti chiedo anche questo, qual è il rapporto tra chi ti chiede perché mi succede questo, cioè che rapporto hai con chi ti fa le domande rispetto a quello che gli succede? E poi come fai ad andare a trovare cioè, avrai anche studiato delle esperienze tue, nel senso, per andare a capire quel tipo di problema ci hai provato e sei andato a cercare una strada tua. Ecco, mi colpisce molto questa. Allora il cioè, la ricerca ovviamente, cioè io tipicamente il rapporto con le esperienze degli altri è sempre un rapporto di vocabolario, di traduttore, cioè io cerco sempre di tradurre tutto biologicamente parlando, va bene? Quindi laddove è possibile, anche in modo certe volte un po' maccheronico, perché non è tutto così immediato, la complessità biologica che sottende questo tipo di fenomeni è veramente enorme, è veramente enorme. Detto questo, il tentativo che faccio, e tante volte questa è la dimensione che poi utilizziamo da un punto di vista correlazionale, di approcci statistici specifici, ci permette, no, di definire dei fenomeni psichici come si legano con fenomeni biologici, punto. Questo è quello che a me intriga da morire, va bene? Intriga da morire come persona che fa anche scienza o cerca di fare scienza in vita sua, ok? E quindi molti dei nostri esperimenti del mio gruppo di ricerca nascono prevalentemente sulla base di ciò che abbiamo iniziato, e poi da lì, domanda dopo domanda, vai avanti, no, a piccoli passi, oppure sai, la fortuna di avere, come dicono gli anglosassoni, una serendipity, cioè una scoperta per caso, voglio dire, allora il salto è molto più grande, è enorme rispetto ai piccoli passi con cui va tipicamente avanti la scienza. E questo è il metodo che tipicamente utilizziamo, domanda dopo domanda, con una metodologia che ovviamente riduce il numero di variabili in gioco, e quindi come tale non è così vicina alla realtà rispetto ad una dimensione prettamente ecologica, ma questo è il prezzo che paghiamo nel fare scienza. Poi c'è anche, è ovvio che c'è anche la condizione di chi fa sperimentazione, o meglio ancora di chi faceva sperimentazione. Ora c'è un gruppo di ricerca che mi fanno tutte le notti che facevo una volta io quando ero giovane, se ne fanno loro, voglio dire, quando studiamo il sonno, e il anche se ogni tanto il è come il, diciamo che la dimensione sperimentale è un po' come il sangue per gli squali, no? Appena so che c'è un esperimento è difficile che non vada a vederlo, voglio dire, o a smanettare un pochettino come facevo quando ero più giovane, perché proprio non ce la faccio a non farlo. Ma detto questo, poi possono accadere cose che sono poi degli aspetti totalmente di esperienza personale e che vuoi riportare in scienza. Cioè vuoi dargli vuoi inserirla all'interno di un frame, no? di una cornice, scusa, di ricerca. E queste cose sono accadute per esempio con quello che raccontava prima Roberto, con queste che sono le esperienze di fuoriuscita dal corpo, che poi sono aspetti che possono, non dico caratterizzare tutti, ma che possono accadere e che quindi non possono non incuriosirti. Così come abbiamo fatto altri esperimenti su aspetti molto, molto particolari, come le condizioni, ce l'avete in mente, di luce in fondo al tunnel e così via. Sono un sacco di cose che poi ti avvicinano a questi stati non ordinari di coscienza che, voglio dire, poi danno un... Perché il concetto di realtà, ecco, andiamo poi al dunque dell'ultima parte. Il concetto di realtà è un concetto di realtà che sappiamo bene che la realtà che vediamo è
una realtà che è dipendente, o meglio ancora, è una realtà che è limitata, profondamente limitata dai nostri sensi. Perché se io vedessi anche nell'infrarosso, nell'ultravioletto, avrei una ben alta realtà davanti a me. Se io sentissi a frequenze d'onda più alte, più acute o a toni più bassi rispetto a quello che sono, avrei un'altra realtà. Se avessi una percezione tattile differente rispetto a quella che ho ora, avrei un'altra realtà, così come se avessi una percezione olfattiva. In altre parole, tanto per fare un esempio classico, se noi non avessimo le orecchie e non avessimo l'udito in questo modo, la cascata nel bosco non avrebbe quel rumore. Per quel rumore di quella cascata esiste solo perché esistiamo noi che la sentiamo. Allora, il concetto di realtà è un concetto che è profondamente legato al sistema sensoriale, ma se noi mettiamo a tacere il sistema sensoriale in qualche modo, facciamo in modo tale che non sia più un tiranno che governa la nostra esistenza, allora cambia il nostro modo di percepire la realtà. Il sonno, e in particolare il sogno, così come alcune forme meditative, danno un senso differente alla realtà perché non siamo più vittime dei sistemi sensoriali in quel momento. Bellissimo. Bellissimo. Riccardo, Ricky. Il discorso è questo, che il primo che parla dopo aver sentito queste cose qua, te hai detto Riccardo, Come fai? ma veramente... No, io lo metterei le carte dietro qua al parapetto No, per stanotte. l'unica cosa che, cioè, che mi viene in mente, senza entrare nel merito di quello che ha detto Angelo, cioè era più un discorso di metodo di lavoro. Mi era capitato, ho avuto la fortuna di intervistare il professor Guido Tonelli qualche anno fa quando venne al Festival della Mente a Sarzana, So e chi è Tonelli. mi incuriosiva molto il suo metodo di lavoro, lo staff. Prima tu hai fatto riferimento al tuo gruppo di lavoro e dalle parole che hai usato mi sembra che tu sia molto affiatato con questo team. Ecco, che tipo di ragionamento c'è quando andate a fare gli esperimenti? C'è il capo che decide, c'è una consultazione, Allora, c'è ok. il partito. Allora, poi vi racconto un aneddoto, va bene? Che è carino, un aneddoto scientifico, voglio dire. Allora, intanto il mio gruppo di ricerca è un gruppo veramente multi e interdisciplinare, cioè nel senso che nel mio gruppo di ricerca ci sono fondamentalmente, cioè il mio ricercatore con cui ho iniziato ad esempio a studiare l'assenza di coscienza durante il sonno, che è un ricercatore del mio gruppo, lui è un fisico, e che avrà anche la laurea in psicologia, ma è un fisico, quindi è un fisico della complessità che lavora sui segnali e così via. Poi ci sono due ingegneri, un ingegnere elettronico e un ingegnere biomedico che lavorano esattamente sulla complessità dei segnali. Poi ci sono vari psicologi clinici, ci sono psicobiologi, poi ci sono medici, tra poco entrerà dentro anche un filosofo, poi ci sono fammi pensare, manca ancora un'altra figura che se non lo dico, magari mi dovessero sentire, si incavolano come pochi e mi sta sfuggendo, ma comunque come lo dirò. E quindi sono un gruppo formato da tante persone con tutti i background, cioè con tutti diciamo curriculum che sono completamente differenti fra di loro, ma perché poi la realtà è così complessa che abbiamo bisogno di fisici, di ingegneri, di filosofi, oltre che di psicologi, di medici, che voglio dire anche per la parte clinica, perché poi la nostra attività di ricerca è un'attività di ricerca che guarda la clinica da un lato, ma guarda anche la ricerca essenziale, fondamentale di base dall'altro lato, che è quella di cui stavamo parlando stasera. Poi c'è anche la componente clinica, quindi siamo abbastanza, cioè, guido un gruppo abbastanza caleidoscopico, abbastanza grande, e quindi come potete immaginare dobbiamo vincere un sacco
di grant e quindi un sacco di fondi di ricerca, perché se non prendi fondi di ricerca un gruppo del genere non te lo può permettere, insomma, quindi per cui lavoriamo a livello di fondi di ricerca ovviamente regionali, nazionali, europei, internazionali e così via per poter mandare avanti questo gruppo di ricerca, di cui alcuni, non pochi, sono precari, che poi si cerca di far crescere perché poi possono avere la loro strada o in accademia o in enti di ricerca, insomma. Come nascono le sperimentazioni? Allora, alcune nascono ovviamente in tutto questo gruppo, poi c'è il gruppo più ristretto, che è quello che riguarda la parte sperimentale di base, il gruppo più ristretto per la realtà clinica in cui ci riuniamo, e da lì nascono poi le idee, insomma, e cosa vogliamo fare. Molte volte, in maniera un po' tipo barone universitario, può accadere, insomma, impongo qualche idea, e e alcune volte hanno funzionato, voglio dire, in alcuni esperimenti abbiamo fatto veramente esperimenti con dei risultati veramente di cui sono profondamente innamorato, di questi risultati che ci hanno permesso di aprire, no, di fare un breakthrough, un buco nella ricerca internazionale in quel campo, quindi siamo veramente felici e orgogliosi di quello che abbiamo fatto, insomma. Altre volte, raramente, possono nascere degli esperimenti, molto raro, per una volta mi è capitato, con dei sogni. E ecco, ed è quello che diceva prima Roberto, e ora vi racconto un aneddoto. Io ero andato, diciamo questa cosa, ve la dico non per vanto né tantomeno per superbia, vuol dire che così è accaduto. Io nel 2016 andai in India a invitare il Dalai Lama ad un congresso che poi abbiamo organizzato a Pisa con fisici internazionali, matematici, neuroscienziati e così via, con il Dalai Lama sul concetto di coscienza e di mente. Bene, andai lì, incontrai il Dalai Lama, parlai con lui, parlai con tante altre persone e così via, e quando tornai poi in Italia dopo 7 giorni in questo posto incredibile con 8.000 monaci e così via, tutto era basato sullo studio del concetto di coscienza, con cui mi sono anche scontrato in maniera significativa, vi devo dire, perché sono due mondi completamente differenti, con due concetti completamente differenti che cercano di incontrarsi, ma che non è così semplice, affatto semplice, insomma. Ebbene, tornai in Italia, e ad ogni modo contentissimo e felice del viaggio che avevo fatto, di quello che avevo imparato, di quello che avevo visto, ma anche di aver incontrato personaggi come il Dalai Lama, che poi avrei incontrato nemmeno un anno dopo, e di aver discusso con queste persone, di aver affrontato un sacco di discussioni scientifiche proprio. E mentre dormivo, qualche notte dopo che entrai in Italia, mentre dormivo, mi ricordo che feci questa specie di sogno quasi lucido, quasi, che dissi: la coscienza è acqua. Vabbè. Sognai anche l'esperimento, ma non lo scrissi. Poi, come Roberta, al mattino, ciao, però mi ricordai questa cosa, no, della coscienza e acqua. Ora vi faccio schiattare delle risate tutti. Per cui vado nel mio ufficio e chiamo a rapporto tutto il gruppo. Tutti li chiamo, tutti spaventati per dire cosa è accaduto, cosa non è accaduto, al che, no, gli dico, bene, ora per 3-4 giorni vi chiudete nel vostro ufficio e mi studiate tutto ciò che ha a che fare fra la coscienza e un liquido che abbiamo dentro il cervello, che è acqua, che si chiama liquido cefalorachidiano, che abbiamo dentro dei sacchetti che abbiamo molto grandi, che sono nel nostro cervello. Tutti che mi guardano con gli occhi tipo cartone animato giapponese, tipo Doraemon, no? E io dico: andate via, non c'è altro da dire, fate, no? Anche in maniera, cioè, non volevo dare spiegazioni, non volevo dire, al che però il mio ricercatore senior, che è con me da tanti anni, fa: mi posso fermare? E tu fermati. Mi fa: ora te mi spieghi questa cosa. Mi fa: non mi dire che l'hai sognato. No? Io dico: sì, è vero, è così. No? Poi alla fine stiamo arrivando invece a dei risultati teorici non indifferenti, tant'è che ci ha preso contatto con noi uno che ha lavorato all'Harvard Medical School negli Stati Uniti, insomma, che sta lavorando esattamente sulle stesse identiche cose, identiche. Quindi, insomma, le cose poi... Sì, insomma, quindi, poi non è detto che darà origine a qualcosa, ma è stato veramente un'esperienza culturale strana,
che ci ha aperto a nuove visioni completamente affascinanti del cervello che non sono solo basate sui neuroni. Bellissimo. Angelo, allora, per siamo riusciti per due ore a non parlare di virus, che è una roba. Però giustamente, secondo me, la domanda di Roberto va messa ora perché rientriamo un po' in questa realtà. Max, lasci la domanda. Vedi. Allora, servirà analizzare i sogni e il sonno dei guariti post-Covid-19 per i vostri studi e per aiutarli ad affrontare loro una nuova realtà? Bravo Roby, bravo Roberto. Sì, potrebbe avere un senso. Potrebbe avere un senso nell'ambito di come verrà elaborata emotivamente questa realtà che stiamo vivendo. Potrebbe avere un senso per identificare chi potrebbe teoricamente sviluppare un disturbo post-traumatico da stress. Molta teoria questa, più che reale pratica, ma potrebbe avere un senso. Potrebbe avere un senso anche in chi potrebbe avere una leggera flessione del tono dell'umore, quindi avere un piccolo stato depressivo in cui aumenta invece quel tipo di sonno che vi dicevo prima. Potrebbe avere un senso nello spiegare, per esempio, chi è più suscettibile allo stress rispetto a chi è meno suscettibile allo stress, sì. Per cui sì, poi da qui a farlo ce ne passa, perché poi la metodologia per farlo è molto complicata, perché bisogna fare degli esperimenti ad hoc e non è così semplice, però insomma ha un senso. Roberto, siamo a 2:10. Ma manca la sorpresa finale. Non c'hai la sorpresa, Carraviere? Aspetta, c'è Guido che mi sta chiedendo una cosa. Praticamente c'era Francesco che chiedeva perché talvolta si sognano le stesse cose, e Guido giustamente ha risposto: se sogni la serie B è ovvio che la sogni più volte. Allora, sì, vabbè, però insomma, ora la serie B è un sogno, ma come avevo detto può diventare realtà, per cui insomma vedrete che poi dico di che passeremo a ben altre modalità di sogno dopo. Allora, ora la sorpresa. Allora, la sorpresa è questa. Allora, noi abbiamo deciso di questa sera di mettere in campo il nostro più grosso esperto di musica che abbiamo nel gruppo. E quindi abbiamo con noi Massimo Guadagni, hashtag è girato. Massimo. Ciao Massi, dal microfono staccato. Ma lo vedete anche voi al rovescio? No, non lo vediamo dritto. No, io lo vedo al rovescio. La Mussolini, come senti? Lo vedo a testa in giù, lo vedo. No, io lo vedo bene. Io sono dritto. No, ma voi siete tutti dritti, è lui che ha testa in giù. Non penso proprio. Volevo salutare tutti. È un desiderio anche quello lì. Dalle 10 che sono lì dietro il backstage a vedere quello che vi dite. Insomma, fino a che la discussione è seria, vedo che io potevo essere anche fuori. Ora che si parla di cose un pochino più leggere, insomma, ecco che arrivo. No, c'avevo anche una domandina da fare al professore. Angelo. Solo che non so se è già stata fatta, perché però insomma, farina. Vai. Uno dei più grandi pensatori del nostro tempo. La domanda è questa: ma la vita è sogno o i sogni aiutano a vivere meglio? Dovrei rispondere come una super cazzola, voglio dire anch'io, ma allora, no, ora vabbè, tanto cominciamo a conoscerci. Raccontavo oggi a Roberto che la combinazione è esagerata, nel senso che io sono uno dei mi arrivano sul telefono eccetera spesso e volentieri post di sentire e ascoltare, che ormai è uno dei blog che frequento di più. Anch'io. Guardavo, c'era un post su U2 e vedo uno che scrive grandissimo il concerto di Modena degli U2, indimenticabile, senza guardare il nome gli metto wow, guardo il nome Angelo Gemignano. Scusate, ma era il concerto dell'87? 87, sì, 87. Anch'io. Però anch'io a Modena.
sono un contingente sardanese. Dai, dai. Sono ancora. 30 maggio 87. Mamma mia. Insomma, sono passati un po' di anni, ahimè. Vabbè, insomma, questo per dire, cioè, tante volte proprio la combinazione, cioè, è proprio, la vita è veramente qualcosa di totalmente imprevedibile. Vabbè, niente. Parliamo di musica, Asta, ti abbiamo chiamato per parlare di musica, visto che... Come si poteva parlare anche di sogni e di musica? Vabbè, prima sogni e musica, vai, vai. Ho citato i REM, che comunque si sono dati un nome che ha a che fare con i sogni, insomma. Sì. Dai movement, insomma, se lo sono preso per caso, insomma, e niente, cosa vogliamo parlare? Qual è la canzone che ti... Massimo, qual è la canzone che ti fa più sognare? No, vabbè, io sono un po' di nel senso, sognare, io c'ho il mio gruppo, vabbè, ce n'ho tantissimi, anzi non tanti, e cita le tre. Devo scegliere una canzone. Sono più di 40 anni che compro dischi, ormai ce ne ho migliaia, e se devo scegliere una canzone in particolare, ne scelgo una di Talk Talk, dell'ultimo album di Talk Talk, che si chiama New Grass, ed è secondo me la perfezione in musica per quello che riguarda il nostro tempo. È chiaro che ci sono state altre musiche, altri compositori che hanno, vabbè, senza citare i più grandi, da Mozart, Tabacca, Beethoven, però se devo citare una canzone, quella che mi emoziona come la prima volta, ogni volta che la sento, è quella lì. È l'ultimo album di Talk Talk, si chiama La Fin Stock, ed è una canzone che dura quasi 10 minuti, però anzi, per me potrebbe durare tutto il giorno, potrebbe andare avanti per 24 ore che non mi stancherei mai di sentire. Lui è morto recentemente, no? Sì, è morto l'anno scorso a febbraio. Sì. Avevo chiesto a Roberto di fare una specie di improvvisata, perché l'altra sera avevo sentito, appunto, quando avevi nominato quei dischi, insomma, cioè hai messo dentro Secrets of the Beehive, che è uno dei miei dischi di riferimento, è un capolavoro. E poi non mi ricordo più quale. No, altri, ma poi stavo ripensando, non ho detto un altro che io adoro, che è il Tender Prey di Nick Cave and Bad Seeds. Scusa, Tender Prey di Nick Cave and Bad Seeds. Ho capito Nick Cave, ma non ho capito il titolo. Tender Prey. L'album dove c'è The Mercy Seat, insomma. Sì, sì, no, ne ho 7-8 di Nick Cave, però lì mi manca. Adoro quell'album. Roberto, posso fare una domanda proprio facile? Puoi fare quello che vuoi, siamo nella fase finale, tutto è ammesso. No, mi incuriosiva Angelo, ma il Dalai Lama, come lo chiamavi quando eri lì che parlavi? Come ti ci rivolgevi? Allora, maestro, come lo chiamavi? No, allora... C'è un rituale, c'è un cerimoniale, c'è un... No, allora... Diciamo le cose come stanno, che a me non mi ha detto nessuno quando è arrivato che cerimoniale, che cosa dovevo fare. Per cui è questo il problema, che lui arrivò e poi, sai, per i buddisti il Dalai Lama è la reincarnazione del Buddha della compassione, va bene? E quindi ha un significato enorme per loro. E quando è arrivato si sono, non dico buttati per terra, ma quasi, io sono rimasto in piedi. Aia. E l'ho guardato, ho guardato di qua, ancora che cavolo devo fare? Poi niente, mi sono avvicinato, mi sono chinato, ho fatto così, voglio dire, ma niente. Poi quando poi sono stato con lui parlava, io salivazione azzerata, tipo Fantozzi, non sono riuscito a dire niente, cioè a proferire verbo, proprio una cosa micidiale. Poi quando Non ti ci sei rivolto direttamente, parlavi, usavi il vo. No, allora il modo con cui lo devi chiamare Your Holiness, quindi vostra santità, oppure His Holiness in modo impersonale, sua santità, perché per loro viene chiamata in questa maniera, insomma, più o meno come il... Però non c'è mai stato la possibilità di chiamarlo, perché la discussione poi a un certo punto, anche l'ultima volta che l'ho vista a gennaio scorso, quando sono tornato in India, abbiamo chiacchierato di scienza, di molte cose che vi ho raccontato ora, ne ho parlato anche con lui, ne ho parlato con i dati e così via, e non c'è stato proprio, non mi ricordo come l'ho chiamato sinceramente, però
sicuramente se l'ho chiamato in un modo l'ho chiamato secondo quella che è la loro tradizione, ovviamente per rispetto. E questo è un dialogo non mediato, diretto in inglese? In inglese diretto con lui. Sì. Basta, le domande, Massi. Ma riguardo ai sogni o riguardo a... Qualsiasi cosa, puoi esprimere in qualsiasi... Anche i tuoi sogni, anche no, i tuoi sogni... Sogni nel cassetto. No, certo che incontrare il Dalai Lama è comunque un'esperienza, insomma, non di tutti i giorni. Insomma. No, per nulla, per nulla. Un'esperienza trascendentale, ma... Non ho però capito dove avete incontrato. Allora, io l'ho incontrato due volte in India e poi quando è venuto a Pisa al congresso che abbiamo organizzato. In India l'ho incontrato nel 2016 nel Karnakta, quindi India del Sud, vicino a, più o meno vicino a Bangalore, ma non è proprio vicino a Bangalore, comunque al centro dell'India del Sud. Mentre quando sono stato in gennaio scorso ero nell'Himalaya indiano. Quindi in mezzo alle montagne, con le montagne dietro di noi, bellissima cosa, da urlo. Mamma mia. Cioè, non... Angelo, siamo a 2:20 di trasmissione. Mamma. Questa è la seconda volta che ti vediamo e il tempo è volato via su due argomenti diversi, uno di stretta attualità come era la volta la settimana scorsa. Questo è assolutamente affascinante, lo testimoniano i numerosi commenti e le tantissime domande che sono arrivate. Mi sembra che già forse stai introducendo quello che potrebbe essere anche una terza puntata, che mi ricordo era una delle cose, Oriente Occidente. Che dire, si può fare, certo. Certo, sì. Si può pensare di fare una cosa, anche perché i melting pot culturali o il tentativo di incontro culturale cioè è una delle cose più affascinanti sulla faccia della terra. E lì poi ci sono un sacco di aneddoti e lì possiamo discutere tutti tanto, voglio dire, non solo io, anche perché non è che poi, cioè io sono esperto, cioè non sono esperto di un accidente, però insomma ha detto così, e come fai a dire una roba del genere? No, nel senso che no, ma sai, io ti dico una cosa, questo e questo lo dico, no, questo lo dico senza alcuna cioè noi scusa se ti interrompo, ma già l'altra volta 2 ore e secondo me potevamo andare avanti a altre due, ma proprio non ce la fai. Quando lui mi ha detto, quando Roberto mi ha detto guarda che mercoledì c'è di nuovo Angelo, gli ho detto cavolo, devo essere, ti prego fai che ci sia. Io cioè, aspettavo Riccardo, Max, cioè anche voi, proprio cioè sei una fonte dalla quale ci si abbevera quasi sì. Condizionati. Per cui, però, vabbè, cioè, ieri sera, una fortuna altro, perché tu stai ieri tenendo. Sera, ieri sera era, c'era anche Benedetto, l'altro giornalista, e gli ha detto ci vediamo domani sera. Esatto, domani sera c'è Angelo. E Benedetto gli ha detto guarda, c'è il consiglio comunale di Sarzana che probabilmente si protrarrà, dobbiamo fare l'articolo. E lui gli ha detto, col cazzo, io alle 7:30 posso andare avanti quanto vogliono. No, ma quello che voglio dire... Cioè, tu stai regalando lezioni universitarie di altissimo livello con un linguaggio, soprattutto fruibile in una maniera così naturale, che veramente è una scoperta. Ti dico, io qualche volta lo facevo quando ero più ragazza, ma... Se te sei da qualche parte nel giro di 100 km raggiungibile, ti venga a sentire al buio, almeno lo sicuro. No, però quello che voglio dire, e questo credo che sia, non lo dico per piaggeria, no? Però più vai avanti nella conoscenza delle cose più ne e meno ne conosci, perché ti rendi conto, no, l'infinito che c'è davanti. O ti rendi conto dell'infinito che c'è davanti, perché è veramente un infinito. Cioè, da un punto di vista categoriale, da un punto di vista di complessità, ma anche da un punto di vista di quelle che sono poi le grandi relazioni, per esempio, fra materia, che non è veramente un casino, voglio dire, ecco, perché poi alla fine non ti senti minimamente esperto, perché poi ti perdi, cioè arrivi a un punto che dici, che pensi di essere arrivato chissà dove, e questo magari da più giovane è così, e ora ti rendi conto che non sei arrivato da un accidente, cioè c'è davanti un altro mare, un altro oceano, voglio dire. Hai detto da te che sei te, è proprio la
la somma di come bisognerebbe comportarsi, se, questo lo dico sempre senza piaggeria, perché quando mi capita anche di incontrare per esempio giornalisti di altissimo livello, io per esempio ho avuto la fortuna di conoscere bene Gianni Mura, che è scomparso bel personaggio, è una sua qualità, è una sua qualità incredibile, è stata quella che vedeva i giornalisti di provincia come me e ti dava la patente di uno da ascoltare ed era curioso di te e ma è ti giusto così come bisognava fare, è giusto e così. Tu hai detto sulla questo base, è una lezione di vita bellissima. Sulla base di quello che ha detto Alessandro, io ho da farti un'altra proposta al di là del prossimo appuntamento che poi con Riccardo te ne parliamo, che ho avuto il mandato ora per messaggio da parte dell'assessore del comune di Luni, che ti chiede, ti propongo lo scenario che è questo: estate, se non sarà questa sarà la prossima, foro di Luni sotto la luna all'aperto, una serata e col finale che andiamo a mangiare e a bere da volentieri, digli che accetto subito. Segniamo nell'estate di Luni, se non è questa, al prossimo anno. Quello quando sarà, vedi che accetto, volentieri, veramente volentieri. Perfetto. Posso fare l'ultima domanda? Prima? Puoi fare quello che vuoi. È ora che l'ho mai letto. Perché, ora letto, proprio no, però magari no, scherzo, ho visto. La fumami una sigaretta. Visto che siamo in diretta. cosa mi sai dire? Dai. Come? Ti ascoltiamo qualche motivo. Non sento. Ti sei bloccato te adesso. Sono bloccato io? Dicevo, ci ascoltiamo qualche bel pezzo di musica prima di andare a letto, come nostra tradizione. Da volentieri. Vai Massi, fa la domanda. No, la domanda era cosa mi sa di parlarmi del Dream Pop. No, ora, io sinceramente non amo molto il pop, non ho quel tipo di drive, insomma, dei confronti del pop, anche se alcune cose, voglio dire, non mi dispiace. Io ho sempre detto a Riccardo, cioè, ci sono delle sonorità che, verso le quali non ce la faccio a non andarci dietro, insomma. Sonorità molto cupe, molto scure, con testi anche abbastanza angoscianti. Io non so perché mi voglio far male in questa maniera, ma non ce la faccio a non farmi male in questa maniera. È proprio una cosa profondamente che niente, vibra così dentro di me, non ci posso far nulla. E quindi non è solamente Joy Division, non è solo la voce di Nick Cave, ci sono la voce dei Dead Can Dance, sia maschile che femminile, voglio dire, tutte quelle sonorità lì che dei Tuxedo Moon, posso continuare. Cioè non, anche l'aspetto di qualche gruppo minore che ci piacerebbe vedere in qualche aspetti club. Di gruppi minori che prima o poi partiamo con Calvados, oppure Cognac, oppure Bazar Magnac, quello che volete, voglio dire, ci mettiamo lì e ascoltiamo fino a notte fonda, ecco. Ma anche del blues, voglio dire, blues, sai, quello proprio sofferente, no? Quello troppo. Cioè, queste cose qui, ecco, mi sento proprio a mio agio, mi sento un po' come un pesce nell'acqua. Quando poi comincio a sentire. Non ci vado molto. Che poi è la faccia un pochino più eterea, più sognante del dark, insomma. Sì. Di quella musica che hai citato prima. Sì, sì. Il Can Dance, che poi vabbè, il Can Dance sono qualcosa un pochino di più diverso. Sono qualcosa di diverso, sono ovviamente. Sì, hanno spaziato fra sì, i loro generi, mamma mia. Vari... Sì. Quindi... Però, per esempio, ecco, la voce maschile di lui, no? La voce maschile di Can Dance è una voce di quelle che mi. Esatto, così come. Vederlo anche l'anno scorso. Ma io li ho visti, ho avuto la fortuna di vederli in Francia dentro a un castello, per cui tanti anni fa, ma tanti anni fa. Anche lì aiuta, Madonna Santissima, si aiuta. Impressionante. No, io l'ho visto al teatro di Fiesole, al teatro romano. L'ho visti 3 volte in vita mia. No, io visto solo una volta, quella volta lì l'ho visti. Quindi erano gli anni di Ion, quindi di Black Sun, Saltarello, quello lì. Insomma. Ion è del 90? 90 o 91? 90-91, non mi ricordo, erano quegli anni lì. Erano.
Altarello, sì. siamo lì. Guarda, fa piacere che comunque sono, le radici sono quelle lì. No, il dream pop, vabbè, è una domanda un pochino provocatoria, perché pop vabbè, poi è una parola che si usa un po' per tutto e va bene per tutto. Però intendevo che dream pop, appunto, intendevo quella derivazione un pochino più commerciale, tra virgolette, sì. Perché poi non è che le ma i talk, di questi... talk talk fanno parte di questo, di questo, di questo, di questa cosa oppure no? Gli ultimi due album di Talk Talk sono per tanti sono inascoltabili. Lo so questo. Loro sono praticamente, è stato riconosciuto poi da tantissimi che sono venuti dopo, hanno aperto la strada a tutto il post rock, tutto quello, dagli Slint ai Gas del Sol, insomma tutto, perché hanno fatto questo miscuglio di jazz, loro prog, cioè una cosa così, cioè non si era mai sentita prima. Ma se tu pensi quando ero ragazzino è diverso dai Talk Talk, più o meno. Quando ero ragazzino prima di prendere il flash per i Joy Division, prima di conoscere Joy Division, ascoltavo solo prog, no? Quindi Gong, Gilgamesh, Pendragon e così via, insomma. Poi dopodiché una persona che conoscevo abitava a Londra, è arrivato con quel disco lì e da lì ciao. Quale? Unknown Pleasure. Unknown Pleasure, vabbè. Primo disco che ho sentito della New Wave, sai, di quello che era il post-punk New Wave e così via, era Unknown Pleasure, Joy Division, e mi sono innamorato follemente e non ho più smesso. A proposito, questa è la Bibbia del post-punk, no? Non so se c'è anche te. È che io ti vedo al contrario, ti devo girare, ti devo. Ma come mai? Non lo so, sei a testa in giù. Io mi vedo a testa in su. No, per l'amor del cielo, lo spero per te, perché sennò avessi una testa così, ma... L'ha preso. No, vabbè, io... Joy Division, vabbè, insomma, sono stati... Però a me piacciono tanto, tanto anche gli Wire, per esempio. Bellissimo gruppo, bellissimo. Tra l'altro continuano ancora imperterriti, sì. È appena uscito l'ennesimo album, l'ho appena comprato, tra l'altro. Sì. Adesso, gli Wire, vabbè, poi di quell'epoca lì, gli XTC, che sono qualcosa di diverso, ma però sono... Sì. Diciamo che sono nati tutti più o meno nel 77-78, sì. Gli anni lì, insomma. Vabbè, poi ce ne sono una marea di altri gruppi, una marea. I solisti, perché Elvis Costello, Joe Jackson. Elvis Costello l'ho visto in concerto. Ma infatti, guarda, se ti devo dire un film in cui la colonna sonora, ci sono due film in cui la colonna sonora mi ha completamente stregato l'esistenza. Sono entrambi di Wim Wenders. Uno è Il Cielo a Berlino, perché lì c'è un Nick Cave che è devastante, poi ci sono i Crime and City Solution, altro gruppo che ho adorato da morire. E l'altro te lo dico io. Di Wim Wenders, sempre, per la musica, sto dicendo. Fino alla fine del mondo. Fino alla fine del mondo, esattamente. E lì c'è, voglio dire, ci sono... Anch'io ho il vinile di quello, voglio dire, il film. Poi il film è un altro film che guarda il sogno, no? Perché poi alla fine lui mette la telecamera dentro e va a rapire i sogni e poi dopo la gente può vedere i propri sogni sullo schermo e diventa dipendente di se stessi e dei propri sogni, no? C'è questa dualità meravigliosa, insomma. Mi sa che te lo ricordi, io l'ho visto quando è uscito, ma sono passati quasi 30 anni. Non mi ricordo. No, io anche perché l'ho rivisto più volte per alcuni aspetti, anche perché poi ci ho tratto alcune ispirazioni anche per alcune relazioni che ho fatto. Vabbè, comunque, vedo che siamo abbastanza sintonici. Sì. Prima ho messo le domande, non ho messo tutti i complimenti, ora li metto sotto delle persone... E posso dire che, come al solito, io che ho tutte le condivisioni, ho le somme delle varie condivisioni, come siamo partiti siamo rimasti, non è che c'è un calo di persone, quelli che hanno cominciato a vederci, anzi, sono aumentati, perché l'argomento è stato anche stasera, poi c'ho ancora la pelle d'oca per
per le carte lì, stanotte faccio l'esperimento. Ah, stasera chitarra, cosa suoni? Ma sei una Taylor? La buonanotte, Fiorellino. Dacci la buonanotte con una canzone buona, almeno chiudiamo, dai. Ah, puoi fare anche richiesta, Angelo. No, 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 povero Max, no, no, magari una... Vai. No, 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 no. Ah, basta. No, basta, basta. Diciamo, la canzone di Marinella la facciamo un'altra. No, la fai un'altra volta che quella esce, domani vediamo di uscire. Dai Max, fammi una sorpresa. Facciamo... No, la fa Massimo, la fa Asta, testa in giù. Asta, che fammi una sorpresa. Massimo, vero si chiama? Massimo, Massimo giusto? Massimo. Massimo, vai Massimo. Una fantasia sfrenata. Cioè, vai. Gli anni vai. Faccio un accenno di una canzone che penso che conosci. Ma si sente? Sì, sì, sì. Sì. Standing firm on your mind, standing firm on your mind, close by the ground. I brought all the signals, temptations, and the invitations. Passed away, out of my mind, shifted within darkness and shadow of light. Struggle with words, feel that they're here. All of us sleeps on his back, step everywhere. Still I thought, things open wide, there's a living here. Cannot deny. Battles that tumble and crash on the stairs. There's so many people you met. Down below, wreck of the ship. Our struggle, the pleasure, couldn't regret. My baggage is swallowed up by the tide. Zal fails, keeps to his problem. He stays by my side. I'm still learning how to learn. Understand. It's fine that I've never stopped. This joke is kind of laughing. I will be. Orpheus, bellissima, bellissima. Dave Sylvian, un album meraviglioso, bravo, bravo, bravo. Asta, dobbiamo lavorare sulla tua, dobbiamo lavorare sulla tua condizione. Grazie a degli sarzanesi che poi ce l'avamo anche portato, insomma, che l'hanno portato in tournée, vabbè, Sarzana, da Paolo Bedini poi fino a Andrea Rizzo. A Paolo Massi, Bedini. Insomma, ce l'abbiamo nel cuore, via, come si deve. Grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao, sentiamo Angelo. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao. Ciao, buonanotte a tutti, è stato un piacere anche stasera.